Buonasera, ben ritrovati qui amici nel mio canale Twitch in A Tu per Tu. Oggi puntata speciale perché torno a fare queste interviste che tanto mi piacciono, ma che per farle c'è bisogno di una serie di connessioni. Innanzitutto la mia connessione, che non so se anche oggi ci abbandonerà perché l'ho vista un po' instabile, cioè che poi in realtà non è un problema di connessione perché c'è una fibra che va benissimo, è un problema di sincro, diciamo, tra i vari fattori. Buona domenica a tutti. Oggi, ragazzi, posso dirvi sinceramente che è un'intervista alla quale tengo molto, sono contento, perché intervista è una chiacchierata, perché andiamo a parlare e a conoscere meglio, secondo me, uno dei personaggi, forse il personaggio più controverso dell'ultima edizione, non quella attualmente in corso, ma la precedente, perché abbiamo parlato tanto di lei, è stata messa sotto torchio dal pubblico dei social, è stata messa sotto torchio da chi insomma ha visto Matrimonio a Prima Vista. E appunto c'è Antonella che intanto saluta la nostra moderatrice in chat e dice: mamma mia quanti glionetti a Santa, lei sa, ma ho voluto approfondire, sono tante le cose che non abbiamo visto e sentito. Ecco, allora, queste cose, diciamo, le voglio andare a svisciare oggi. Devo dirvi che nel raccogliere le varie informazioni e fare questa diretta ho degli appunti infiniti, se vi faccio il mio file txt è pieno praticamente di roba, quindi rimanete ben caldi. Lei sta ridendo sotto, la vedo che sta ridendo nel background, tra poco riderà un po' di meno, scherzo, cercheremo di metterla a suo agio, anzi mi auguro che voi la mettiate a suo agio. Prima di iniziare e di presentarla però vi ricordo l'appuntamento con il dopo Matrimonio a Prima Vista, la puntata finale che ci sarà mercoledì alle 21, martedì andrà la puntata su Real Time delle poi, e noi diamo lo spazio ai nuovi partecipanti di esprimersi sui social e poi dopo noi commentiamo tutto. Mercoledì sarà una gran puntata, però ne parliamo dopo. E ha aggiunto il momento di presentarvi, di portarvela qua, dice Muzzi, parliamoci chiaro, è una delle meno amate. E vediamo, però parliamone perché c'è da parlare tanto con lei. Allora, benvenuta Santa! Ciao, buonasera. Allora, Santa, quali emozioni per questa chiacchierata intanto? Ansia tantissima, perché non me l'hai messa tu d'altronde, non è che tipo da stamattina che mi metti ansia, figurati, nessun problema. No, vabbè, comunque sono abbastanza contenta. Cosa? Giusto che sia così, io ho il mio ruolo, giustamente, quindi ecco, no, che... Ciao a tu. Santa, allora faremo un bel viaggio nei sentimenti, tra altre cose, no? Come ho detto, un po' alla Temptation Island maniera, andremo a vedere molte clip in questa nostra serata, andremo a rivedere un po' quelle emozioni. Quello che ti chiedo è di cercare di immergerti anche nelle emozioni che provavi ai tempi e magari modificandole e plasmandole laddove ci fosse bisogno con quelle che invece provi oggi di vedere. Anche perché mi stai dicendo poco fa in pre-live che tu non ti sei mai rivista su Real Time, ti sei solo vista su Discovery una volta, giusto? Sì, infatti. Cioè, guardicchiavo qualcosa quando... perché mia mamma non l'ha visto su Discovery, mio papà sì, e quindi lei ovviamente voleva rivederlo, ma io a volte non neanche mi riguardavo. Intanto c'è Gita che mi dice che non mi fai su Twitch. Mi va in tilt la connessione. Dovrei parlare molto, Santa, te l'anticipo già. C'ho dei problemi legati alla connessione. Dovrei parlare molto. Aspettate, c'è Cecilia che mi sta dicendo che non riesce a entrare. Allora, andiamo con calma. Prima cosa, Santa, iniziamo così. La prima domanda che mi sorge un po' spontanea, no? Perché hai partecipato a questo esperimento? Cioè, Santa, tempo addietro, che cosa l'ha spinta a partecipare? Allora, premetto che io seguo il programma da quando andava in onda. Scusa subito, Santa, ti voglio interrompere subito, perdonami. Roberta, io ti conosco, sei una ragazza brava. Era insopportabile. Cerchiamo, questa è una chiacchierata anche un po' per far capire le ragioni di Santa. Poi magari finisce questa chiacchierata e voi ribadirete che lei è stata insopportabile. Ci sta, eh? Vox, cioè, nel senso, noi dobbiamo essere tutti d'accordo e tutti in amore. Però cerchiamo di essere anche un po' misurati in questo commento. Scusa, Santa, che ti ho interrotto, vai pure. Ok, quindi seguo il programma dall'inizio, primissima stagione, e anche quando ero fidanzata proprio dicevo no, ma questa cosa è bellissima, mi piacerebbe tantissimo partecipare, ma per il fatto di essere magari studiata, tra virgolette, no? E poi appunto, cioè il fatto che ti studiano e poi studiano anche l'altra persona e per chissà quale motivo vi combaciano, cioè per me era troppo interessante.
In realtà io avevo già mandato la, insomma, come si chiama? La richiesta, tra virgolette, prima di andare in America, quindi era il 2018 e ai tempi mi chiamò, non mi ricordo chi, per invitarmi a fare il colloquio. Ma io poi lì, cioè l'avevo mandata tantissimo tempo prima, poi io dovevo andare, sarei stata a Roma in quei giorni perché dovevo fare il visto a Roma, però ho detto no, va bene, inutile, se tanto so che poi non ci sono, non ha senso. E quindi, e poi in pieno lockdown, appena rientrata dagli Stati Uniti, ho deciso poi di rimandare la candidatura, ma fondamentalmente perché l'esperimento in sé mi affascinava tantissimo, mi affascina tantissimo. Quindi, Tu cioè, avessi voluto trovare il rompietti, sarebbe stato un dramma per te, Santa, perché anche io no, l'avrei ma regalato i fiori. no, nel senso, il periodo penso fosse quello della vostra stagione, era dicembre, quando mi hanno chiamato era dicembre 2018. Sì, noi abbiamo fatto, sì, io ho fatto i casting in quell'arco temporale. Dunque, te nella presentazione che hai fatto, nella tua presentazione ti sei autodescritta, no? Come una che di base non ha tutte le rotelle a posto. E Fabrizio Quattrini parlò di te come di un lato fiabesco, no? Ti ci rivedi un po' in questo discorso, quindi anche un po' infantile è stato detto dagli esperti. Ma il mio essere infantile, io dico sempre di essere questa eterna Peter Pan, ma non per il fatto di non voler crescere e restare bambina, ma proprio perché ho questo lato giocoso, che mi piace, cioè mi piace non essere, restare bambina, ma non saprei come dirtelo, però non è che vivo nel mondo delle fiabe, per carità, cioè ho i piedi ben piantati per terra, so esattamente dove sono, però mi piace essere spiritosa, mi piace fare queste battute, mi piace guardare i cartoni animati della Disney da sola con i miei cuginetti, e questo fondamentalmente nel mio lavoro, perché io ho insegnato inglese ai bambini piccoli dell'asilo. E nelle mie esperienze, insomma, in generale, mi aiuta tanto, cioè riesco a capire i bambini o ad avvicinarmi, insomma, ai bambini, proprio penso anche per questo. Santa, andiamo con la prima clip intanto e poi mi dici che emozioni e che effetto ti fa rivedendola. Aspetta che non me lo sta. Io ho fatto il gaggio, però non me la sta inviando. Perché non me la invia? Ho sempre usato la stessa. Aspettate, Senza morire, preparati che fra 15 giorni ti sposi. Abbiamo trovato il partner per te, con un caratterino, però sarà molto interessante. Sì? dovrai inviare. Stanno andando a 136. Sto morendo, ho chiamato l'ambulanza. Mi chiamo Santa Marziale, ho 27 anni e vengo da Catania, la provincia di Catania. Quando mi chiedono come ti descriveresti, come il tuo carattere, ma io di base diciamo che non ho tutte le rotelle a posto, questo lo so. Mi affascina un sacco il fatto di essere studiata, no? Tra virgolette, che vengano trovate appunto queste complicità, questi incastri, non lo so, fra due persone, per trovare qualcuno veramente di affine. Santa, le emozioni di quel giorno, le emozioni di sentirsi dire no, ti sposerai con uno sconosciuto. Ma io vi giuro, io sentivo che la stanza stava girando, cioè il tutto era fermo, ma io invece avevo questa sensazione di vertigini ed è vero, avevo veramente tipo 136 battiti al minuto, adesso ne ho 91. No, ragazzi, è una cosa pazzesca. Il bello è che c'erano le mie amiche Gaia, Valeria, insomma le ragazze che si sono viste, loro erano no, dai, ma sicuro, ti hanno scelta, ti hanno presa sicura. Io no, ragazzi, ma a me, vengono a prendere a me. Non Grazie. troppo. Diciamo che io per esempio fossi in te mi sarei sentito un candidato forte perché dico per farmi venire da Milano, dalla Sicilia, no? Però questo ragionamento poi avvenne anche per il mio amico Riccardo che fu scartato, che veniva da Brindisi e quindi mi sono detto alla fine non è detto che ti prendono Capì? per una No, questione. esatto, nel senso io ho detto, vabbè, sì, potrebbe essere come dite voi, ma potrebbe anche essere che
serve qualcuno per fare numero, ma che ne so io. Però sì, quel giorno è stato troppo bello, non neanche ci credevo, forse non l'ho realizzato appieno neanche quando sono poi tornata a casa. Niente, Senti, una. c'è questo commento di Dirceu83 che poi si lega a un'altra domandina che ti voglio fare, cioè una riflessione, che dice: hanno accoppiato Santa e Salvo sulla base di due cose, la passione per i viaggi e la vicinanza geografica. Io qui mi associo anche a quello che dissero gli esperti di voi come coppia, come, per spiegare l'accoppiamento, appunto, che non siete stati scelti soltanto per la sicilianità, ma soprattutto per la voglia percepita dagli esperti di evadere. Ti ci rivedi? Cioè, tu avevi questa voglia di evadere anche dalla tua zona, anche che tu sei, giri tanto, se non vado errato, sei sempre stata fuori dalla Sicilia principalmente. Sì, ma guarda, è un caso adesso che io sono qui proprio perché per il Covid, nel senso non sapevo ancora cosa fare, l'anno scorso non sapevo com'era la situazione, quindi mi sono iscritta all'università, sto facendo la specialistica e quindi insomma per adesso sono ancora ben piantata qua, ma comunque i miei progetti sono di andare via, continuano ad essere quelli, così come mi aveva raccontato anche Salvatore che lui voleva insegnare su Nord Italia. Quindi sì, magari c'era questa cosa. Io ero più per estero, tipo Europa, Nord Europa. Senti, Santa, arriviamo poi al momento del matrimonio. È stata una figura che a me ha fatto molta tenerezza durante questo tuo viaggio, no? E quella di tuo fratello. Ce l'ho visto molto, visto molto vicino, no? Che, qual è il rapporto che hai con lui e come ha vissuto lui questa fase del matrimonio? Allora, tra me e mio fratello c'è da sempre un amore e odio. Io e mio fratello è 8 anni, quasi 8 anni più piccolo di me, quindi diciamo che non siamo cresciuti col rapporto fratello-sorella, detto sinceramente. Però da quando siamo un po' cresciuti, siamo un po' più grandi, ci siamo un po' più avvicinati, certe cose io le racconto magari solo a mio fratello. Adesso non sta a casa con noi, per i fatti suoi, però quando lui stava a casa con me, lui è stato l'unico all'inizio che sapeva esattamente cosa stessi facendo, cosa stessi andando a fare, dei casting. L'unico all'inizio che sapeva tutta la cosa. Io mi fido tanto di mio fratello, anche se mi stai guardando sei in testa di C, però io mi fido di te. Lui ci teneva tanto quanto me che io facessi questa cosa. È un mio complice. Da quando siamo più grandi è diventato mio complice in tante cose. Allora, andiamo a vedere invece dove ti ha portato tuo fratello, cioè all'altare, e andiamo a vedere il momento del matrimonio. Berta, metti in moto la macchina. Senza chiavi, però. Ci hanno fregato, ci hanno fatto il colpo basso. E girati. E quando ti giri, ti vuoi girare? Ciao. Salvo, so. Piacere. Com'è? Emozionata? Dai, abbiamo trovato la prima cosa in comune, già siamo a posto. L'impatto non è stato wow, però magari durante l'arco della giornata diventa wow, non lo so. Io direi che... Santa, che effetto ti fa rivedere questo momento? Ansia, cioè, ma avevo proprio la voce. Non. Stavo morendo. Addirittura mi ricordo, questa cosa non si vede, che io e mio fratello, a parte che stavo stringendo la mano di Giampaolo come se non lo so, lo stavo schiacciando, mi ricordo che non sentivamo quando dovevamo scendere per le scale. Allora Giulio a un certo punto fa: Sì, Giulio, ragazzi, è Santa! l'autore, eh? Giulio è Sì, l'autore Santa! che, alta curiosità, immagine che Giulio è lo stesso autore mio, è stato anche l'autore di Santa e Salvatore, ovviamente. E poi c'è stata questa cosa che l'ho detto, non lo potevo dire. È stato, cioè, Sa adesso ripensando c'è stato divertente, però
Ecco, ci arrivo io. Diciamo le cose come stanno. Non ti è piaciuto quando l'hai visto? No. Ma perché? Che tipo di uomo ti saresti aspettato all'altare? Cioè, ti eri creato un'aspettativa? No, aspettative no, ma in realtà io non avevo comunicato un canone preciso che doveva essere quello e quello doveva essere rispettato. Però me lo aspettavo alto, tanto alto, tipo o alto quanto mio fratello che è 1,83 m o comunque su per giù, nonostante io sia 1,83 m, me lo aspettavo un po' più alto. Quindi infatti mi ricordo che già quando stavo camminando, quando lui ancora non si girava, io sussurravo a mio fratello: Mima, è basso, già è basso. E lui mi diceva: Stai zitto, che hai il microfono. Quindi, come diciamo estetico, non avevo dato niente di specifico se non l'altezza. In realtà, quando lui mi ha detto: Hai visto, abbiamo sta cosa in comune, io mi ero da uno stato totalmente proprio di nervi di nervosismo, di ansia, mi sono un attimino più rilassata. Certo, non, è chiaro che penso che quando fai questa cosa, cioè non ti aspetti, ma preferiresti avere appunto l'effetto wow, avere gli occhi a cuoricino. Io non li ho avuti, però come credo di aver detto in quel confessionale, io credevo tanto nell'esperimento e quindi non vedevo l'ora di comunque andare avanti, togliere questa fase e conoscerci e quindi capire Senti, chi si è. Santa, c'è una frase che dice Salvatore nelle sue promesse, no, di matrimonio, no? Lui dice che è un diesel e ti chiedeva pazienza. Ti senti di avergliene data pazienza? Pazienza, non tutta quella che avrei voluto, ma perché a mia volta sono entrata in un meccanismo di autodifesa, perché non mi sono mai sentita ascoltata e fondamentalmente capita fino in fondo. E quindi ad un certo punto io facevo: Ma io sto parlando con chi? Con nessuno. E quindi sì, ad un certo punto ho detto: No, vabbè, basta. Probabilmente è una cosa che io sbaglio anche nelle relazioni di tutti i giorni, cioè che quando vedo che non c'è cioè non c'è il modo di comunicare, non ci si capisce fino in fondo, piuttosto che riprovarci, ciao, metto da Ok, parte. perfetto. Questa è la domanda che è un po' prequel di quello che poi andremo a dire tra poco, cioè insomma andremo a svisciare un pochino tutto. Il matrimonio tuttavia comunque non parte benissimo, però c'è stata una fase anche di ripresa del matrimonio, no? Comunque c'è stato un momento, lui mi è sembrato al matrimonio molto accomodante per sé, cioè l'ho trovato il giorno del matrimonio da quello che si vede almeno, che comunque ha cercato di metterti a tuo agio, o no? Il giorno Sì, del ne matrimonio ti sono. parlo, ti parlo del giorno del matrimonio. Sì, ma infatti appunto mi riferisco anche a questo, a questa. Cioè, nel senso, con quella frase magari ho capito che anche lui provava le mie stesse cose, quindi ok, appunto, avevamo qualcosa in comune. Il giorno del matrimonio sembrava ascoltare tanto, ci siamo parlati per quel poco, ovviamente, che poi durante le foto che puoi scambiare, la sua famiglia, la mia famiglia, il lavoro, cosa fai, cosa non fai. Quindi sì, in quel momento effettivamente cioè, ci siamo parlati, ci siamo ascoltati, anche dopo in macchina, perché abbiamo fatto un lungo Certo, viaggio per immagino, arrivare immagino i lì. lunghi viaggi del post matrimonio. Poi Santa, senti, il matrimonio, vabbè, non è scattata questa scintilla, hai detto il bacio, lasciamo perdere, però il bacio c'è stato, correggimi se sbaglio, in una di mie vi siete baciati, cioè almeno c'è stata un'immagine quando erano in spa, se non ricordo male. Che cosa che ti era scattata in quel momento lì? La voglia di, magari, sai, no, tu sei una che hai detto, ho visto tante edizioni di programma, ci può stare in te. Ci può essere stato in te magari anche l'aspetto di dire non voglio fare la fine di una Federica, di un'Ambra, di No, Daniela no, della sezione, oppure ti era partito qualcosa? no, no, non era tanto il fare la fine di o mostrare un qualcosa, semplicemente era proprio veramente voglia di provarci, voglia di conoscerlo, voglia di andare oltre lo step dell'aspetto, oltre proprio una cosa più superficiale, ma. Se non sbaglio, noi siamo arrivati lì al cottage, al village, molto tardi, abbiamo cenato, ma se non sbaglio, noi ci siamo baciati la stessa sera.
E infatti, perché poi il giorno dopo è stato il giorno forse della spa e quindi quello a cui ti riferisci tu. Però sì, Sì, noi ah, vi siete non ci anche siamo baciati divisi. prima off camera per capirci, insomma. Sì, non ci siamo Cioè. baciati davanti alle telecamere, ma la sera. Ok, dopo. Ma io gli ho Ok. detto, nel senso, io avevo voglia di dargli questo bacio. Non ti nascondo che iniziamo non a sentire qualcosa, però avevo voglia di dargli questo bacio. Ok, poi però succede qualcosa e andiamo un attimo ad analizzarlo nella nostra terza clip. Onestamente, il fatto che una persona utilizza di continuo il telefono non mi dà considerazione, lo vedo sempre come un gesto di maleducazione, onestamente. Che bello, guardalo. Ma guarda che bella la montagna. C'entra questa cosa, gliela dico così lui già magari glieli fa fare, No, sennò io poi ti sto parlando giornalisti. della montagna, Avevo guarda che. pensato della cosa del telefono, che tipo era collegato con il telefono. Lui dice sempre per me il telefono è, se c'è o non c'è la stessa cosa. Mi dispiace che Salvo veda il cellulare, l'utilizzo che ne faccio del cellulare come un nemico, che non lo è. Il rapporto assiduo con il telefono è sicuramente un elemento di grande disturbo nel rapporto di coppia. Allora, Santa, il telefono gate, abbiamo un sacco di gate qui, tra poco arriverà il gate più commentato, il notte gate, ci arriviamo tra poco, il telefono gate, ah, ci ho messo questa clip perché quello che te, vi permetto una cosa, non abbiamo concordato niente io e Santa, quindi non abbiamo concordato nulla, però io immagino che vorrei specificare qualcosa, anche perché posso garantirvi che quando gli scrivi a Santa, te risponde, ma a volte ti risponde anche un po' tardivamente, da una che sta sempre col telefono in mano, aspetta, quindi... Che è successo lì? Si erano rotti gli occhiali, no? Ti eri un po' indispettita di tuo, no? Quel giorno. Però racconta. Sì, allora, c'è una premessa da fare qui ed è stato proprio la spa in realtà. Ah, no, io ti perdono tanto sempre. C'è una premessa da fare sulla spa che non è stato poi così tanto piacevole come insomma si è visto. Te vai tranquilla, i commenti ignorali, Santa. Te vai e parla. Dopo, se sono io, intanto rimetto anche per dare voce alla chat, però te vai. Dopo, semmai se sono particolarmente significativi, li leggo io. Tu vai e spedita. Ok, quindi già venivo da una situazione in cui non mi ero trovata molto bene. Poi io soffro la macchina, di conseguenza il mio utilizzare il telefono in macchina, perché sono i punti dove si vede un po' più spesso che io prendo il telefono, o è perché stavo scegliendo una canzone o perché stavo parlando di qualcosa da fargli vedere, o in quello specifico caso era proprio perché mi si erano rotti gli occhiali. Ora, per una persona che non vede un tubo senza occhiali, fidatevi che è un ulteriore stress a tutta comunque una situazione che già di per sé non è semplice, perché sì, ok, cioè, ti ritrovi in questa situazione in cui non conosci la persona, ci devi passare del tempo. Già c'erano stati da parte mia delle cose che non mi stavano andando bene, Delle già vibrazioni in quel. negative. Eh? Sì. Delle vibrazioni negative. Gli occhiali in quel preciso momento proprio sono stati una rottura di scatole inimmaginabile. E il fatto che ovviamente era un weekend, eravamo fuori, fondamentalmente non potevo fare nulla se non stare tutto il tempo con gli occhiali da sola, che potete immaginare, è proprio un fastidio inimmaginabile. Io lo faccio Oltretutto. sempre, no, questo sempre mi chiede la sogna. No, senti, c'è Claudia che chiede questa cosa, se può chiedere che cos'è che non è andato bene nella spa. Allora, io sono molto un tipo da spa, io potrei stare a cuocermi dentro la sauna per tutto il giorno, fondamentalmente, non mi darebbe proprio fastidio. Diciamo che non è altrettanto piacevole per Salvatore, non è stata, non credo, non so se era la sua primissima esperienza alla spa o qualcosa del genere. Comunque, non gli andavano bene, non gli andava bene la sauna, non gli andava bene il bagno turco, non gli andava bene l'emozionale, insomma, abbiamo passato la maggior parte del tempo in piscina, che non è che fosse stato molto piacevole. Dopo la spa ci sono stati degli avvicinamenti, quindi comunque, ecco, da parte mia c'era sempre un mettere da parte anche queste cose che già non mi davano, cioè, che già mi davano fastidio. Quindi,
Questo fondamentalmente della spa era successo. Per quanto riguarda poi quel giorno è stato il giorno di questa clip che ho fatto vedere in macchina, è stato il giorno in cui noi siamo andati al paese degli orologi, un cuore di paese troppo carino, però il problema era sempre: ma perché non la fai tu questa, me la fai questa foto per favore che tu hai sempre il cellulare nelle mani? Sono cose che lui forse non si rendeva conto. Però il modo in cui lo diceva e l'andare a puntualizzare sempre, la fai tu questa foto che hai il telefono da portata di mano? Perché io, che ne so, avevo i leggings con la tasca, quindi avevo il telefono in tasca. Io la percepivo come un andarmi a punzecchiare, capito? E quindi andava ad aggiungere ulteriore proprio. Mi stavo andando a riempire di nervoso. Vai, andando Santa, alla scusa lunga. se ti faccio questa domanda un po' diretta e un po' per capire, ma da te Salvatore c'è stato qualcosa di più del bacio? Cioè, nel senso, c'è stata comunque un'intimità un pochino più spinta? Domanda, per capire, eh? No, non c'è stata, ma non perché io non volessi, perché gliel'avevo chiesto, però la sua risposta non è stata come quella che poi ha dato a Nada, In che io senso do. gli hai chiesto? Cioè, fammi Gliel'aveva capire bene. detto di andare avanti, cioè di fare Ah, gli altri. quindi un pochino però ti piaceva, cioè inizialmente fisicamente, cioè hai trovato un punto di Ma io te connessione. l'ho detto io in quel momento, ho detto, dobbiamo, cioè, nel senso, non è che se siamo marito e moglie e quindi è, però, insomma, troviamo in questo contesto, proviamo, no? Nel senso, se poi va bene, se poi quello che è, già ci portiamo avanti, in un certo senso, no? E Ah, certo. quindi sì, nel senso, poi la risposta io l'ho avuta da. Quando poi ho visto il programma, quindi da quello che poi aveva detto a Nada, che lui dava un significato diverso a questa cosa. E Qui quindi. dice Giorgia Pantini che ci dice: hai capito la santa? E a proposito, credo che tu, cioè andiamo con una connotazione anche un po' con una quarta clip, perché secondo me si lega anche un po' a questo concetto. Andiamo. La baita cosa vuoi fare? Nel senso, vuoi stare da sola, posso stare io là con te, parliamo, mi prendo la macchina, me ne vado da qualche parte. Questo senso di impotenza mi fa stare molto. Ah, innanzitutto mi permetti di dire che è una scena molto forte, comunque adesso abbiamo scherzato col violino, però che effetto ti fa rivederti in questo stato d'animo, no? Io mi ricordo che stavo male, ma male ma a livello di non sapere neanche esprimere, cioè io non capivo perché stavo male in quel momento. E io poi ci sono arrivata dopo, nel senso anche tutte queste cose che vi sto dicendo adesso, questo restarci male per le cose della spaccia, eccetera, ci sono riflessioni che io poi comunque ho fatto dopo, ma in quel momento. Non lo so, cioè, ritornando a quelle sensazioni, ti dico, io non sapevo come esprimere quello che stavo sentendo, non sapevo neanche io che cosa avessi. Cioè, Senti, non. si parla di questa notte che ha cambiato tutto il rapporto, no? Cioè, fondamentalmente c'è uno switch totale, no? Da sauna, comunque da alcuni atteggiamenti, il bacio. A questo punto tu dici anche questo tentativo di andare oltre a questo momento di totale rottura dove tu ti eclissi, no? Infatti dice, poverina, questo commento di Franz, poverina, sembravi veramente turbata. Il famoso Sì, notte ma. No, gate, scusami il termine che si no, fa un po' allora. ridere, si riconduce un po' a questa situazione, però. No, sì, perché quella sera lui stava male. Stava male perché io non riuscivo appunto neanche. Non solo non riuscivo a fargli capire che cosa avessi, ma perché non lo sapevo neanche io in quel momento. Esatto, ero completamente in tilt. È come se in quel momento mi sentissi il peso di tutti i problemi del mondo addosso. Ora, nello specifico, quella notte, appunto, lui è stato molto male.
non fisicamente, insomma, di stato d'animo è stato molto male. Cercava da me una sorta di conforto che io non gli ho dato subito, principalmente perché stavo dormendo, non l'ho sentito all'inizio, cioè nel senso io sentivo che lui si alzava dal letto, andava giù al piano di sotto, perché il cottage, non so se sì, si vedeva che era a due Era piani. la sera nella casa sull'albero, giusto? Era la notte nella casa No, sull'albero? No. prima. Prima, ok. Sì, nella casa sull'albero abbiamo comunque dormito separati perché lui ha dormito sul divano e io ho dormito a letto, ma non che gliel'avessi chiesto io, è stata proprio una sua scelta. Però quella notte appunto lui si alzava dal letto, poi ritornava, io in quel momento non mi sono sentita di dirgli «Ah, ma che c'hai? Che cosa non hai?» Ma non perché, come dice lui, non me ne fregava niente. Ma perché ho detto, ma avrà, cioè non mi è venuto in quel momento, ma non perché io non sia una persona empatica o chissà cosa, ma io dormivo, lui dice si sentiva che io stavo male, ma io non stavo dormendo, non lo sentivo. Poi ad un certo punto mi sono girata, erano forse nelle ma prime mattina, e io mi ricordo di avergli detto, se stai male per me, non stare male per me. A me poi passa, a me questa cosa ora passa con un attimo di tempo. E niente, poi da lì invece non c'è stato questo mi passa. È stato tutto sempre peggio, se è possibile. E questo è molto interessante, insomma, come concetto, perché poi comunque vi ha portato a una rottura totalitaria, no? Se possiamo dire. E si Ma va al oppure workshop, sottolineare il fatto dell'essere empatica, cioè io piango anche quando mi guardo i film, se vedo un gatto morto per strada io mi metto a piangere, cioè il mio livello proprio di empatia c'è, soltanto che in quel momento forse già ero io talmente in stato confusionale che non capivo più niente, sinceramente. ok, allora, no, più che altro sai che c'è? Che sono passati dei messaggi di te come molto superficiale, se vogliamo, no? Cioè, nel senso, è la questione del cellulare e per esempio anche il fatto io voglio dormire, come a dire, come una bambina viziata che deve dormire. Ti sei sentita un po' poco interpretata bene anche da parte della produzione? Cioè, come se siano state volutamente magari fatte esasperare alcune tue caratteristiche caratteriali? Sì, sinceramente sì, anche perché come tu ben sai non abbiamo nessun tipo di social, quindi pa cioè, passare tutto quel tempo al telefono cosa dovevi fare? Cioè, guardare lo schermo vuoto alla fine Quello che stavi della... facendo prima di entrare in pre-live con me su TikTok, giocavi su TikTok. Sì, ma non ero neanche tanto fissata con TikTok in quel periodo. Dopo, quindi. Allora, ragazzi, dopo le domande tenetele perché andiamo dopo con le domande. Ora andiamo con il workshop. Devo dire che il grosso dei clip arrivano prima perché poi non è che c'è, con tutta sincerità, tanta roba. Dove vi dico anche perché, tante però non l'ho menzionate, perché secondo me il vostro rapporto fondamentalmente si esaurisce all'inizio della convivenza, secondo me. Poi tu mi dirai se sto No, dicendo una ma guarda castroneria. che anche il workshop è stato un bel momento anche per me per capire proprio che lui non aveva capito un tubo, ma nel senso che forse all'inizio, nella clip all'inizio, Io qui voglio rispondere un attimo a Lorena Santa perché è un concetto che dico sempre, però il montaggio è molto parziale. Secondo me il montaggio, io lo dico in maniera molto onesta, nasconde ma non ruba, enfatizza dei concetti. Cioè, per esempio, che Santa ama dormire, cioè non vuole, cioè, magari ha un rapporto col sonno particolare, l'ha confermato anche lei, sto dormendo, ci sta, però magari è stata enfatizzata in un modo un pochino più appunto energico, no? Come concetto, è un pochino più banale. È un po' come il discorso rapportato a me, che io sono il ragazzo sensibile, boh, sì, ce l'ho queste caratteristiche, ma non è che sono uno, ti dà una carezzina, ragazzo, insomma, ecco, quindi diciamo che è andato un pochino a enfatizzare tutti questi concetti. Scusami, Santa, intanto vado a prendere spot, ma vi dico una cosa, ragazzi, diretta, adesso stiamo facendo questo recappone, poi ci saranno le vostre domande, quelle che ho preso su Instagram, ci sarà il gioco Ok. delle carte di Santa, ma sarà un gioco delle carte particolare, non quello classico, e cioè, Epico, ma Ok. divertente e sfizioso, Santa, te lo posso dire. Santa, volevi aggiungere qualcosa su questa cosa? Andiamo con la prossima clip, proprio quella del workshop. Sì, è una clip del workshop.
Sì. Ok, allora vediamo, sì. Ho l'inizio del workshop, quindi non molto bello, devo dire, perché ci sarà invece una fase di ripresa. Vabbè. La relazione fra Santa e Salvatore. Tu sei un po' giù, Santa, oggi, eh? Ti vedo, però... Andiamo avanti, comunque. Siamo qui per andare avanti. Allora, Santa e Salvatore, quello che vedo davanti a me è un risultato primo teste problematico, no? C'è una cosa che mi ci colpisce, no? Nel senso che il giudizio che tu, Salvatore, esprime sui diversi parametri, chiamiamoli così, è un giudizio estremamente positivo e coinvolto nei confronti di Santa. Primo impatto, la fine della cerimonia, l'attrazione fisica, l'attrazione sessuale, sono tutti elementi positivi per te. Siamo sui voti alti, diciamo, no? 8 giù di lì. Quello che diventa invece negativo è tutto il meccanismo del rapporto. Tu, al contrario, invece, Santa, dai dei giudizi quasi tutti abbastanza negativi, no? Però io noto una cosa, no, Mario? C'è un momento alla fine della cerimonia, Santa, che tu qui hai, insomma, dato un punteggio quasi... Sì, quando volevo provare ad andare oltre, okay. No? Ok. E che cosa è successo subito dopo? Perché poi alla fine del viaggio di nozze invece si torna un evento particolare, una situazione particolare, Santa. Ho ripensato, nel senso, ho detto sì, ok, io ci ho provato, però non me lo devo fare piacere per forza, se non mi piace. Forte questa affermazione, non me lo devo fare, cioè, forte perché siamo un po' agli inizi del percorso. La sensazione è che forse è un po' velocizzato questo tuo dire non me lo devo fare piacere per forza. No, scusa, no, se io... sono incalzante, però devo esserlo. No, no, io invece un attimino vorrei chiarire perché Abis dice oggi tu stai male. Io questa cosa l'ho detta nella diretta che ho fatto all'inizio. Avevo appena saputo che la mamma della mia migliore amica era appena morta. Mi sto per rimettere a piangere, scusatemi se sto dicendo questa cosa che è un po' forte, però... Siamo tra persone emotive, quindi vai tranquilla. No, vabbè, però tipo, trigger warning, aspettate un attimo perché è una cosa un po' forte. Io ho passato tutto il viaggio piangendo, il viaggio da dove eravamo noi a Milano piangendo. Considera che Giulio ha dovuto fermare un attimo la macchina perché dovevo bere ricordo dell'acqua. Sempre quindi... Giulio è l'autore, ricordo sì. Sempre Giulio è l'autore per dare una connessione a quindi tutto. Diciamo che quel giorno. Cioè ero lì, ma non ero lì. Ero lì perché dovevo esserci, ma come ho detto più volte, io avrei preferito lanciarmi dal balcone dove ero lì, perché non è stato uno shock. Cioè la signora stava male, però è stato comunque uno shock perché è stato un fulmine. Quindi posso dire anche che non per giustificarmi, ma tutto quello che ho detto non ero molto presente. Però si doveva girare, ecco, eravamo tutti quanti lì per fare questo e quindi si doveva girare per forza. Scusatemi un attimo! Anche la Santa ci sta, è normale, anzi, anche, passami il termine, è bello, okay. Nel senso che comunque si collegano delle cose, ma è normale. La mia amica di poter parlare di questa cosa, perché comunque so che è una cosa abbastanza delicata e non, cioè, non è per tirare in ballo cose, però questa cosa non è stata spiegata. Io pensavo che anche a livello, insomma, di trasmissione si spiegasse io il perché io, perché è evidente che comunque c'era un problema che non era oltre, cioè che andava oltre Salvatore. Ah no, vabbè, diciamo, io in questo mi sento di attaccare dopo chi fa il lavoro di montaggio, perché loro devono portare una narrazione, devono raccontare. No, certo. A volte no. Ne parlo, è crudo, perché può essere sembrato un messaggio diverso da quello che poi in realtà era. In questo caso sì, il montaggio è un po' rubato, va detto, sì. Ecco, allora. Senti, il workshop, proviamo a tornare un attimo, perché il workshop ha segnato anche un punto di miglioramento del rapporto a una certa fase, no? Cioè, sì, comunque avete concluso... Sì.
In quel momento sì, perché c'è stato un chiarimento da parte di entrambi. Noi fuori dalle telecamere, penso che le urla le avete sentite tu a Terni, mia mamma in Sicilia, perché abbiamo avuto uno scontro-confronto abbastanza forte, io e lui. Fuori dalle telecamere, però. Ah, mamma mia. Quindi sì, però. Tosta, eh? Emotivamente è sempre tosta. Emotivamente ti capisco, dai, ci sta. Torniamo a Però. parlare di cose negative, così almeno ti dimentichi subito cose brutte e ciniche. No, che però col senno di poi, ripensandoci, eccetera, eccetera, io mi sono resa conto che anche lì, comunque, col tempo, dico, non sul momento, anche da parte sua non c'era stata una verità nei miei confronti, perché cioè io gli avevo detto che lo trovavo vecchio nei modi, che lo trovavo, che non mi era piaciuto. Però lui comunque la sua risposta era stata: no, sì, neanche tu mi sei piaciuta subito. Un po' poi quando ti sei tolta l'abito da sposa e ti sei messa vestiti normali, sì, un po' meglio. Mentre invece, da quello che dicono Nada e Apis, è come se lui avesse avuto gli occhi a cuoricino per me. E sai perché mi ha dato fastidio questa cosa? Perché quando io gli ho detto non mi sei piaciuta, lui mi ha detto tu non mi sei piaciuta, io ho detto, ah, vabbè, allora sai, siamo sullo stesso livello, capito? Cioè, mi sono sentita un attimino, non rincuorata, però sai, ho detto, va bene, ok, non ci siamo piaciuti, siamo sulla stessa base. Poi però andare a scoprire che in realtà non era così, perché mentirmi in questo contesto? In un contesto dove ancora non eravamo neanche entrati in contrasto. Io lì col senno di poi mi sono un po' anche arrabbiata, perché ho detto, ma che cavolo, scusami, cioè. Certo, no, ci sta, comprensibile. E senti, Santa, c'è stato anche quel momento dell'esercitazione con quello che vi dipingeva delle parti del corpo. Lì ti sei un po' indispettita, no? Perché comunque quando ti ha colorato gli occhi, no? Gli occhiali, se non vado errato. Puoi descriverci quel momento lì e come ti sei sentita, appunto, se non ricordo male, non molto bene, insomma. Ma sì, ma perché cioè, non era difficile, nel senso proprio a lui io l'avevo detto che, cavolo, io senza occhiali non ci vedo, quindi non solo io senza occhiali non vedo te, non riesco a farmi proprio, a rendermi partecipe del mondo che c'è accanto a me, perché non mi manca tantissimo, però comunque sono una talpa, quindi non ci vedo senza occhiali. E quindi il fatto che lui mi accechi, cioè cosa vuol dire? Che già mi fai Joker, che mi vuoi ammazzare, scusami. Cioè, non ho visto tutta questa giocosità come effettivamente poi in quel momento gli spiego anche Fabrizio. Secondo me, sai, voi siete arrivati a un certo punto, da quel punto in poi, forse dalla convivenza poi in maniera più marcata, vi siete un po' odiati. Adesso io non so, uso questo termine un po' forte, però siete entrati proprio in una sorta di conflitto, un loop dal quale non siete più usciti. Cioè, dal momento della prima reunion, quella lì, insomma, del workshop, diciamo, che poteva sembrare una piccola svolta, poi in realtà avete iniziato proprio ad andare in un loop, un contrasto molto forte. Forse mai visto in matrimonio a prima vista fin qui, insomma, un odio così feroce. Come te lo Eh sì, ma spieghi? perché ti dico da parte mia, io ti ripeto, non mi sono mai sentita totalmente capita, ma neanche ascoltata in realtà, perché se sai benissimo, ora per l'esempio, giusto, se sai benissimo che io non ci vedo senza occhiali, ma perché mi devi appannare la vista? Cioè, capito, questo è un esempio, giusto, per fare capire comunque come durante tutto il percorso mi sono sentita io. Sì. Certo, c'era una scarsa sopportazione reciproca. Ah, senti, poi si arriva alla convivenza a patti, no? Diciamo, due confronti, ci sono stati due momenti di similitudini tra me e Ambra sulla carta e te e Salvatore, ovvero i fiori e il quad. Andiamo per gradi, i fiori, Santa. Santa, scusa un attimo. E io ora ti rispondo. Santa, i fiori, le peonie! No, fatto da parte, io ho capito che tu che intendevi su quel discorso lì, però devo essere sincero, ti voglio dare una critica. Lui, secondo me, perché da tu gli hai detto che i fiori ti ricordavano i morti, non ti piacevano e quant'altro, però io non ci ho visto un gesto, cioè ci ho visto un gesto carino di Salvatore, ma anche un po' accomodante verso di te, perché
hai avuto quella reazione? No, io ti dico, la mia sensazione quando vidi quella puntata. E io ti rispondo da una persona che a detta sua comunque ascolta, eccetera, eccetera, perché poi la sua risposta era sempre che in realtà invece mi ascoltava. Però la risposta che ti da una persona che ti ascolta, tu non ti aspetti i fiori quando già gli hai detto che non ti piacciono. Ora, lui dice che non se la ricorda questa cosa, ma vabbè, io non lo so, giusto, però... Io non so se voi ci avete fatto caso, ma durante quasi tutto il servizio fotografico, il giorno del matrimonio, i miei fiori li teneva lui, perché gli ho detto, tieni sti costi, io non li voglio. Addirittura avevo anche detto che non avrei voluto scendere le scale coi fiori, quindi pensate un po' quanto fosse chiara, insomma, da parte mia questa cosa. Quindi, da una persona quindi che ti ascolta, io non mi aspetto i fiori, capisco il gesto e io l'ho apprezzato, perché poteva essere anche un... ripartire da zero, ma non mi regali i fiori se sai che non mi piacciono. Ma c'è ragione, Vittorio, almeno quelli di Salvatore non erano finti come le peonie, però almeno le peonie sono rimaste, c'è tutta la saluca e è colpa sempre di Giulio se ho preso le peonie finte l'autore, ma questa è un'altra storia, che abbiamo parlato più volte. Però diciamo comunque tu ci hai interpretato un non ascolto e forse anche un po' di malizia. Mi sto spiegando, però ecco, anche un gelato in quel momento, una qualsiasi altro, un piatto di pasta, una crepe, per dirti. Però qui non voglio adesso, capisci bene, voglio cercare di fare sempre un po' un discorso anche prendendo tutto. Però sei stata un po', dice questo commento, Sangia Via, sei stata maleducata, potevi dirlo diversamente. È sotto stress, che cosa ti ha portato a reagire in quel modo un po' asciamo? Perché ci sono rimasta male. Perché ripeto, ho detto sì, io apprezzo il gesto, lo capisco, però a me i fiori non piacciono, ma della serie per me era, te l'ho detto 200 volte, no, ma neanche i concerti, figurati, cioè veramente, una caramella, guarda, anzi no, ti dico questo, noi ci eravamo sentiti per messaggi, se non sbaglio era quel periodo, sì, e lui in edicola aveva, i libri quelli da colorare, tipo i mandala per rilassarti, eccetera, mi aveva fatto vedere che aveva questi libri, però con le brutte parole, non so se avete presente, e mi fa, magari compro questi, porto questi, avrei preferito forse il libro da colorare insieme con le brutte parole, guarda, proprio perché infatti ne avevamo parlato. Cioè, perché... Vabbè. Però, guarda, io lì, devo essere sincero, in tante cose l'ho criticato, Salvatore, io penso sempre che ci siano delle responsabilità vicendevoli in un esperimento del genere e anche nelle coppie, però in quel caso lì un pochino una nota critica, mi ricordo te la feci anch'io nel tuo matrimonio a pianista su quell'aspetto. Sul quad invece è un'altra storia. Innanzitutto, Santa, guidare il quad, possiamo dirlo che è difficile? Sì, guidare il quad è difficilissimo, ma perché non accelera? Non è come una moto d'acqua, è difficile! Non è come una moto d'acqua, è difficile il quad. Ma perché il quad non è con l'acceleratore tipo un motorino così, il quad devi premere col dito. Nel frattempo metti forza col dito, devi anche tenere lo sterzo, pensare a non buttarti perché era là tutte pietre, lago, fiume, eccetera. Quindi comunque non è semplice. Io l'avevo portato il quad già... nel 2010 avevo portato anche la moto d'acqua, ma no, sicuramente non era questo stesso contesto di salite, cose ripide, pietre, appunto acqua, c'era un'altra cosa. Santa, andiamo a rivedere questa scena meravigliosa che sicuramente avrei molto piacere a rivedere, immagino, ovvero quella del quad, perché al netto di questo sono usciti dei dettagli un po' particolari che mai ci puoi raccontare. Salvo e Santa hanno il potere di trasformare qualsiasi momento insieme in motivo per recriminare. Lo diventerà anche la gita prevista per oggi. Oggi stiamo andando sui quad. Non l'aspettavo neanche, però quel contatto, quell'abbraccio che si tenesse a me è completamente zero. No, non c'è rischio di esserci toccati. Sarebbe stata neanche questa una giornata buona. Ora guido io. Sicura? Levati, va. Signore, una manna buona. Vai.
Non c'è bisogno di aggrapparsi così. Ho già fatto uscire il quad a Santo Domingo, un po' come la moto d'acqua. E io e mio papà con la moto d'acqua vogliamo. Vai? Lo devi accendere, lo sai, no? Uh-huh. A me non l'hanno spiegato come si fa. Eri lì presente. Ma non stavo ascoltando. Allora, non l'hanno spiegato a me come si accende il quad. Comunque non è che me lo posso ricordare. O anche quando usano le moto d'acqua sono già accese. Quindi non è colpa mia. Vai, schiaccia il tasto. Schiaccia il tasto. Devi schiacciare tutti e due i freni. Oh, perdonami. Marta! Schiaccia il freno e la marcia. Quel freno, quel freno. Sempre sto budello. Ormai lo abbiamo capito, sta per copiare l'ennesimo contrasto. Tienilo duro, lo cercavo di dargli qualche consiglio, ovviamente si è alterato, più che altro un consiglio per non andarci ad ammazzare, non perché volevo fare cose. Occhio, questa curva, per cui dagli molto più sterzo e lo tieni forte, va bene? Non ti preoccupare. Salta, ma se non è lo aiuti. Se vedi che non riesci a girare, ti tieni dagli un po' lo sterzo. Anche una questione di un po' di forza, quindi ci vuole solo. Cioè, gliel'ha detto, scusa, vedi, fai aiutare lui. Cioè, ne ho lanciato un'occhiataccia, che devo fare? Infatti non ce la fa, si è rimasti bloccati. Se avessi dormito di più, la salita l'avrei fatta molto meglio. Cosa pretendiamo con 3 ore di sonno? Tanto sei più bravo di Salvo? Se ti c***i addosso con lui, qua allora ti viene l'infarto. Lo farà a cambio? Vabbè, qualcosa te. No, no, qua con te devi scherzare con me, se scherzo io, qua con te. Quando si scherza e si fanno le battute su di me è tutto a posto, poi se magari appunto gli do un consiglio, faccio una battutina io, scoppia il mondo, onestamente. Allora, io prima che ti lascio parlare a te voglio dire una cosa io, no? Credo che in questo litigio, magari tu mi puoi correggere, credo che in questo litigio siano emerse, cioè in questa clip siano emersi i veri litigi che magari potevate avere a camere spente, perché c'è tutta quella fase del quad dove tu sì sai di essere ripresa, però non sai, cioè magari la parte di audio che ti viene presa, no? Io l'ho visto un litigio molto vero e si percepisce un grande fastidio da parte di entrambi. Lui è stato più incalzante rispetto ad altre situazioni dove sembra più accomodante, in altre riprese diciamo standard con camera normale mi è sembrato sempre più accomodante, almeno di facciata. Qui invece emerge anche il fatto che dirti la principessina di sto cazzo non è molto bello, insomma, diciamo le cose come stanno. Che effetto ti fa rivedere questa clip che immagino sia stato un pomeriggio d'amore? No, vabbè, ma l'effetto, penso, a prescindere da me, penso che chiunque guardi questa cosa gli venga proprio da prendere a sberle sia me che lui, fondamentalmente. Cioè, qui sì, come ho letto è venuto fuori il peggio di entrambi, ma adesso, cioè, me l'ero dimenticato che lui aveva detto mi aspettavo un minimo di contatto. Cioè, ragazzi, noi non ci parlavamo più. A telecamere spente, arrivato a quel punto, ma non c'era neanche buongiorno e buonanotte, non c'era più nulla, quindi... Guarda, ti posso fare un parallelo, perché comunque io la scena del quad la feci al terzo giorno di matrimonio con Amber, terzo o quarto giorno, in luna di miele, no? E io infatti parlai di contatto, perché dico, vabbè, magari per conoscerci, no? Nel caso vostro, qui eravamo quasi alla fine, eravamo poco prima della reunion, credo, quindi comunque le vostre dinamiche erano già abbastanza chiare. Tu pensi che magari Salvatore in quel caso cercava magari
di essere politicamente corretto in questo senso, magari anche per dire io la parte mia l'ho fatta, parliamo di contatto fino alla fine, quando poi in realtà sapeva di non, che non c'era tripa per gatti. Allora, io forse adesso suonerò un attimino, non lo so, vabbè, comunque, secondo me, rivedendo anche i suoi confessionali, secondo me lui è stato molto furbo. È stato quello che io non sono stata, fondamentalmente, in tutto il mio percorso. Lui è stato molto furbo perché, sì, diciamo che davanti alle telecamere aveva un atteggiamento diverso rispetto a quando le telecamere non c'erano. E quindi per quello ti dico, anche vedendolo, non mi aspetto che lui dica mi aspettavo il contatto, perché noi non ci parlavamo neanche ci guardavamo forse arrivati a quel punto dell'esperimento, diciamo così. Quindi, tornando al quad, io ad un certo punto, ancora prima del adesso mi alzo e vai tu, ancora prima ero proprio piena. Non, guarda, proprio perché ho avuto rispetto nelle persone che stavano lavorando con noi e per noi, ho continuato, ma se non fosse stato questo il contesto, io cioè, avrei aspettato lì seduta nel muretto che loro si facessero il loro giro e poi ritornavano, perché era proprio. No, non mi andava a genio questa cosa, ecco, però eravamo lì, stavamo ballando, abbiamo continuato a ballare, ecco. A proposito di Però sì. ballare, per esempio, qui c'è Franz che dice: ragazzi, la domanda, non sarebbe stato più onesto troncare e rinunciare all'esperimento? Ragazzi, allora, qui faccio un cappello io. Non si può, nel senso, c'è un contratto e lo devi rispettare, devi cercare di portarlo al termine il più possibile. Poi attenzione, correggimi se sbaglio, nessuno ti obbliga a fare cose, nessuno ti obbliga e ti dice devi per forza. Però, se tu sai di andare a fare matrimonio a prima vista, sai che devi comunque lavorare in quelle settimane o cercare di farlo il più possibile, insomma, ecco. E siamo sempre, come hai detto tu, legati al contratto, di conseguenza quello è, insomma, l'esperimento si porta avanti a un certo punto, Nessuno anche ci punta la se pistola addosso, quindi uno sceglie, ovviamente, però non puoi mai sapere le emozioni che proverai nel durante. Pure io volevo, cioè, ragazzi, nella vita di tutti i giorni, anche io con Ambra, e anche Ambra con me, prima ancora Ambra con me, che non io con Ambra, avremmo detto ciao, figuriamoci Santa e Salvatore, presumo per tutte e due era così, insomma, parliamoci chiaramente. Senti, a proposito di convivenza, c'è stato un momento molto, molto delicato per te, penso. È stato anche il confronto con le tue amiche, no? C'è stato un aperitivo con le tue amiche, piuttosto che prima ancora alla scena a casa di un'amica di Salvatore. Però la sensazione è che proprio le cose non andavano. Quanto imbarazzo c'è stato magari può essere distensivo per voi, no? Non ti ho sentito bene, quanto imbarazzo e poi non ti ho sentito più, E scusa. quanto imbarazzo può esserci stato in quel momento con l'incontro con le tue amiche? Allora, parlando della cena dalla sua amica, io ti posso dire che sono stata bene, la sua amica è stata proprio carina e quella sera io mi ricordo che poi telecamere sono andate via e siamo rimasti a mangiare una pizza con anche altri amici che poi ci hanno raggiunto. Io in quel contesto, non ti nascondo, questa cosa non l'ho neanche detta mai a lui. Ho visto una persona diversa, una persona proprio totalmente un'altra persona da quella che si relazionava in realtà con me. Una persona che rideva, una persona che non faceva quelle battute antipaticissime e acide. E quindi facevo boh, vabbè, cioè è contenta che comunque riesce anche a ridere ed essere una persona non acida e non, cioè, nei miei confronti. Però sì, forse ormai era anche troppo tardi per provarci. Con le mie amiche io speravo che lui potesse capire appunto che non sono la principessa sul pisello che lui si era ormai immaginato, ma poi da come sono andati comunque i confessionali non ha capito nulla, anzi in realtà lui mi ha detto di essersi sentito accusato. Ma da quello che mi hanno detto anche le ragazze, cioè nel senso io ho detto io non l'ho percepito questo, era il vostro intento accusarlo di qualcosa, e loro ovviamente mi hanno detto no, noi appunto cercavamo di fargli capire che tipo di persona sei, però. Una
Una cosa importante volevo dire adesso perché andiamo con la reunion, no? Io, per esempio, vi ricordate la reunion della loro edizione? C'è stata praticamente quella sorta di esercitazione. Io ho trovato un po' infelice le esercitazioni che hanno dato a te, Salvatore. Sembrava come a infilare il dito nella piaga, no? Tra virgolette, tutti hanno qualcosa di carino con gli animali, voi andate. Cioè, mi è sembrata un po' una roba un po' forte. La reunion in generale è stata strana, la vostra, perché è stata un po' monopolizzata poi dal grande litigio tra Francesco e Martina, fondamentalmente. Se ricordiamo bene, no? Cioè, non ci Ma sono stati grandi quizzi. Rivedendo la puntata, su di voi non è che c'erano grandi quizzi di cui poter parlare. no, noi no, ma in realtà sì, come hai detto tu, la nostra riunione è stata molto particolare. Credo ci fosse comunque un po' un clima di tensione per tutti. Ora, cioè nel senso, Martina e Francesco venivano da un'altra discussione che avevano avuto sempre fuori dalle telecamere, prima del motel, eccetera, eccetera. Se non sbaglio, anche Fabio e Clara venivano da. Comunque, lei mi aveva detto che avevano discusso riguardo delle cose. Quindi era il compleanno di Fabio, quindi sì, abbiamo messo tutte cose da parte ad un certo punto, però non era un bel momento per nessuno di tutti noi, secondo me. E poi sì, va bene, c'è stata la litigata che anche Salvatore, diciamo, ha avuto un peso nell'accendere questa In che discussione, mi senso? ricordo. In che Perché senso? prima di iniziare, cioè prima di sederci, Martina e Francesco stavano discutendo, diciamo lui si è messo un po' nel mezzo, mi ricordo di questa cosa, e noi a nostra, cioè, e quindi poi io gli ho detto, ma fatti i cazzi tuoi, nel senso stanno litigando, lasciali stare, non fare sempre quello che si deve intromettere nelle cose, deve dire la sua quando la tua non è stata richiesta. E difatti ho avuto anche un confronto con Martina su questo. Però vabbè, erano momenti di tensione per tutti quanti, ripeto, non solo nostri, non solo tutti, c'era proprio tensione Ma a qua. proposito di tensione santa, andiamo con l'ultima clip e poi andiamo con lo stuolo di domande e il gioco delle carte. Vai. Ognuno per i fatti suoi. Alla fine io sono giunto al. Non voglio peccare di superbia, ma io in questa situazione, nello specifico, di concreto, cosa devo rimproverarmi? Analizziamola insieme, se vuoi, il concetto. Cosa mi dovrei rimproverare? Cioè, io sono Come al pronto ovviamente a solito, sei smentirmi, eh. sempre. Nel pieno dell'esperimento a mettere in gioco la mia opinione e a rivalutarla come prefatto. Ascolta, tu sei il re indiscusso, stai sul piedistallo e hai vinto. Bravo, no, posso. Vediamo, io qua, io voglio andarmene da qui, consapevole al 100%, perché se io ho sbagliato, io lo voglio sapere, perché alla fine tutto il discorso qual è? La nota d'esame di coscienza che ti ho fatto, Ma che io me lo cos'era? sono fatto gli esami di coscienza, sono giunto a questa conclusione. Se è sbagliata, io lo accetto e lo ammetto se ho Non ho più sbagliato. voglia di Non lo rifare tutte ammette perché queste non hai niente cose. da dire, questa è la verità, Va Santa. bene, A me bravo. dispiace. Infatti tu sei il re indiscusso della No, no, situazione, punto. assolutamente. Non mi sono detto, Sono sono una quella persona normale. ufficiale, quella Sei tu che hai falsa, quella cercato. incoerente, quella. Che cavolo ne so. Cioè, cosa mi dovrei rimproverare? Che appunto non sono il re indiscusso, sono una persona normale e non, come mi è stato detto, all'altezza dei suoi elevati standard. Mi devo rimproverare il fatto che io considero un gesto normale un mazzo di fiori, no? Come è stato detto, un anello, una collana, un viaggio. Mi devo rimproverare il fatto che ho creduto, mi è stato portato a credere che i primi 2 giorni avessero un significato. Continuare ancora alla fine. Cioè, non, Tu ripeto, stai sono. spalando merda ancora e ancora su di me, non te ne rendi neanche conto. Scusate per la brutta parola. Io è l'ultima occasione che ho di dire quello che penso. Io ho spalato merda su di me per 7 settimane. Che cosa stai dicendo? Ma per favore. Non volevo esprimere la mia opinione perché sapevo che finiva così, onestamente. Cioè, Ma io questo se non è ci penso. esprimere la tua opinione, questo è proprio infangare una persona. C'è di offensivo, sta dicendo Cioè, che non di era. base, a parte che sta anche offendendo quello che ha detto mio padre, perché mio padre, la questione della collana, dell'anello, del viaggio, eccetera, sono parole dette da mio padre. E tu non ti puoi permettere intanto, Ti punto. interrompo un secondo solo, Non quando mi devi riguarderai i interrompere. confessionali Non vedrai mi tutte devi le parole che ho interrompere. detto su tuo padre A me non mi interessa a io ho questo solo punto quello parlato che. A benissimo me di tuo interessa padre, quello infatti che non stai l'ho dicendo tu nominato. adesso. Tutto il fango che mi stai buttando addosso. Il problema alla Io, per fine. favore, me ne posso andare adesso e ve lo posso restituire questo coso perché non ci voglio neanche più stare accanto.
Grazie. Ciao. Non esattamente un confronto all'insegna della pace, Santa, no? E poi, tra altre cose, nelle poi adesso non ho preso la clip, neanche vi siete incontrati, cosa storica mai successa nelle poi. Qui c'è San Giabbia che ti incalza, però lo fa, devo dire, in maniera educata, cioè, insomma, no, dice, qui per esempio dovevi parlare, infatti so che tu qui vuoi dire qualcosa, che ne parlammo mesi fa di questo, no? E non fare la cuccia abbastanza, tirare fuori gli attributi e gli dicevi tutto, forse la gente avrebbe capito tutto meglio. Ecco, perché non ti sei espressa però in questo tipo di confronto? Tu qui fai capire che tu l'hai voluto tipo salvaguardare e ti sei risentita perché lui ti ha gettato del fango addosso. Ah, la domanda è perché a quel punto non dire però questo qualcosa in più? Ero proprio piena di nervoso, non lo sopportavo più. Venivamo da due giorni insieme in cui proprio non ci parlavamo. Cioè lui mi ricordo che per dirmi, eravamo in hotel, io sto andando, ha dato tipo un colpo nel letto e mi ha detto, cioè proprio a gesti, un livello proprio di non lo so neanche io. Comunicazione. Eh? Comunicazione, una comunicazione efficace. Sotto zero, proprio zero. Non ne potevo più, ragazzi, non ne potevo più perché non lo sopportavo più. Ma più che altro venivamo anche da un contesto in cui, credo avevamo parlato con Nada prima della reunion, in cui lei appunto diceva, senti, ma questa ragazza è il primo giorno che ti dice che ti trova aggressivo, che sente che tu l'attacchi, ma prova a farla qualcosa. Niente, sempre, io vedevo sempre questo qua, che doveva essere la vittima della situazione, che doveva, appunto, lui era sempre quello nel giusto, io ero sempre quella sbagliata. Effettivamente, rivedendomi adesso, risulto di un'antipatia estrema, questo lo solo, cioè si vede, è palese, che mi faccio antipatia io stessa. Però ragazzi, veramente, non ce l'ho fatta, io in quel momento volevo solo andarmene perché proprio anche la sua energia mi infastidiva, proprio non credo di non avere mai provato così tanto fastidio per qualcuno. E lo so, per quello anche all'inizio subito ho detto, io non sono stata furba, io facendo tutte queste cose davanti alle telecamere non sono stata furba, perché appunto, come diceva il commento di prima, avrei dovuto vomitargli tutto. Poi sai che c'è, credo che anche frustrazione, mi permetto di dire, ma magari mi sbaglio, non credo che sia stata solo una frustrazione verso Salvatore, ma penso anche verso tutto il contesto, no? E le telecamere, i confessionali, i viaggi, no, cioè, volevo che finisse tutto, volevo dire, io credo, questo lo dico sempre, l'ho detto anche nell'ultima puntata del Dopo Rimane a Prima Vista, vedendo anche la stanchezza di Manuel, no? Cioè, comunque quando l'esperimento non va bene, e arriva alla fine, poi nel caso vostro dalla Sicilia e prendi il volo per andare a Milano, cioè, insomma, comunque è stressante, diciamo, no? Diciamo, insomma. Sì, ero basta, non ce la facevo più. Lo so, ragazzi, ma io lo so che ho sbagliato, lo so, perché quello era il momento per poterlo fare. Ma basta, volevo solo andare a casa mia, pensavo solo che fra poche ore avrei avuto il volo, sarei stata a casa senza sentirlo più, senza vederlo più e senza tutta questa situazione addosso, veramente. Santa, cioè, arriviamo al gioco delle carte, e perché okay. Ci arriviamo? Un gioco delle carte versione particolare, vediamo se la chat sarà brava a indovinare, perché c'è una prima domanda, Santa, che ti dico del pubblico, no? Dei nostri followers, che dicono quale sposo sarebbe potuto essere il tuo sì anche tra quelli impegnati. Allora ti chiedo di rispondere intanto di rispondere a questa domanda, cioè quale degli sposi delle varie edizioni, anche quelle di Sky, caratteristiche fisiche, caratteriali, magari, no, col seno di poi, no? Che non vuol dire che adesso ci devi uscire insieme, perché potresti anche di un Francesco, che ne so, che è sposato, no? Però quale, con quale ti saresti incastrato bene secondo te? Ma sai, alla fine anche come la prendi la cosa, cioè io questa cosa l'ho sempre detta sia a Fabio che a Francesco, per parlarti della mia edizione, se mi fossi trovata accanto a una persona magari comprensiva come Francesco, disposto,
Io ho detto a Martina, l'ho definito Francesco una persona, e quando entro in una stanza, la stanza si illumina anche se lui non dice niente. Oppure magari Fabio, sai, tutto scialla, divertente. Cioè, io penso che l'avrei presa anche in modo diverso. Io fondamentalmente quello che ho percepito davanti a me era un pezzo di legno, purtroppo. Comunque, per rispondere alla domanda, esteticamente mi piaceva Andrea, che forse stava con quello di Roma, Qua è che Sandra Razza della prima Anna edizione, Alessandra, l'avvocato. l'avvocato, Basso, esteticamente. eh? Però per me proprio è nella top, nella top 3 Ok. proprio, no? Ok. Esteticamente, diciamo, eh. Puramente estetico. Ok. Quindi Andrea, Manuel esteticamente. Della nuova edizione. Sì. Dio. Ma forse Fulvio. Allora, aspetta No. un attimo, ti ho fatto questa domanda non a caso per un Prossima Andrea. motivo, perché c'è, qui c'è, questa è una questione un po' di politically correct se vogliamo, no? Beh, sì, questo è carino, il gioco delle carte di Santa, ragazzi, sarà particolare perché adesso farò vedere una carrellata di sposi a Santa che voi non potete vedere e Santa potrà rispondere in maniera onesta e corretta, mi dovrà rispondere in maniera molto secca, cioè... Azzeriamo adesso le relazioni. Ti faccio un esempio: ti mando Fabio. Ok, Fabio sta con Giorgio, ovviamente. Faccio un esempio: no? Non è detto che sto per manda Fabio, però ti mando Fabio. Tu dici: se mi fosse cambiato lui, il matrimonio sarebbe andato bene. Risposta numero uno: non sarebbe andato bene. Sessualmente ci saremmo presi. Cioè, è una sorta di bombi o passi, capito? Non so se mi sono spiegato. Dai questa tua descrizione, vediamo come vediamo. Arriva WhatsApp web che ti mando le foto. Non so se quindi, tanto. Parte la ship Santa e Fulvio, ma Fulvio è impegnato, ragazzi. Fulvio che verrà sabato No, qua da me, tra ma altre cose. Fulvio, no, no, cioè, ma proprio Ora, non è una Santa. top 3 facile, cioè, più un... Allora, voglio. Se ti mando delle foto, potrebbe esserci anche il partner femminile. Tu ignora, la foto che ti mando è soltanto indice dell'uomo. Voglio farvi uno spoiler, ragazzi, ragazze, non ho messo gli sposi delle edizioni di Sky, solo quelle di Real Time. Questo è lo spoiler che faccio. Ok? Ok? Perfetto. Detto ciò, andiamo con il primo sposo che ti mando e tu mi devi dire, capito? Sì, con questo mi piace, questo sì, sarebbe stato l'uomo giusto. Tanto rimane tra me e te, Santa, eh? Non glielo diciamo nemmeno a Pantini e nemmeno a De Stefani che stanno collegate, perciò ti puoi sbizzarri tranquillamente. Prima foto. No, zero, niente, zero. Zero proprio. Zero, Perché, zero. se ti posso chiedere perché? Perché no, mi sembra più un ragazzino di 15 anni, che è una persona con cui potrei avere qualsiasi tipo di contatto. Ok, andiamo con la seconda foto. Sempre estetico, diciamo. Tu puoi dire estetico e poi caratteriale, cioè puoi dire esteticamente magari due bottarelle gliele darei, però Allora, caratterialmente non mi ci trovo. esteticamente, sì, per quello che si è visto poi caratterialmente è zero. Esteticamente dici che te stessi magari lasciato andare, no? Se vogliamo. C'è il mio cugino Alessandro che vuole sapere chi sono i ragazzi delle foto, non te lo dico. E non si può dire, nel senso, non si può dire. Andiamo avanti, andiamo avanti. No, zero. Zero tutto. Zero tutto? Zero tutto. Tutto? Ah, posso fare lo spoiler qui? Soltanto perché posso... Solo questo voglio dire. Questa è l'unica carta che scopro. Perché vi dico chi è questo zero tutto. Alla fine non ci sono grandi problemi. Saremo amici comunque in un'altra vita. Scusate, lo faccio di Luca. Mi è partito questo. Ok, andiamo avanti. No, comunque, Luca, cioè, nel senso. Più sì che no. Perché non va giù? Più
Più sì che no, sia l'andamento dell'esperimento, sia anche Cioè, quindi ti saresti vista bene questo altro. sposo? Probabilmente sì. Lo immaginavo. Avanti. Esteticamente, forse io però te l'ho detto di questo, che cosa penso. Che non lo capisco, che non lo riesco a capire questo qua. Quindi, cioè, per quello che si è visto, ti dico magari sì, l'esperimento potrebbe riuscire, però c'è, in me c'è sempre questo punto interrogativo su questa persona. Ok, io no, rispondo alla chat, non mi sono messo io in queste foto perché sarebbe condizionato comunque il giudizio in un verso o in un altro, quindi no, non c'è la foto. Però per esempio c'è questa foto. Sei carino, simpatico, ma per me è no, per citare la Maionchia X Factor. Proprio questo è così, guarda, gigante. Avanti. Sempre per quello che si è visto, forse l'esperimento sì, altro anche sì. Ultima foto. Sì, sia all'estetica, sì a un qualcos'altro, sì, forse anche l'esperimento, sempre per quello che si è visto. Bene, ti sei divertita, avrei potuto dire almeno qualcosa di diretto. Ora andiamo con le domande, ragazzi, che avete fatto voi Vai. nel mio tab su Instagram. Ok, quindi adesso le vostre domande per Santa, lo scrivo. Sono le domande che avete fatto su Instagram, poi dopo quelle che avanzano e vi vengono in mente magari a voi, le andiamo a vedere. Allora, pensi che il tuo percorso sia stato... Ah, probabilmente alcuni concetti li abbiamo già detti, quindi eventualmente vai veloce, eh? Pensi che il tuo percorso sia stato compromesso da Salvatore o perché non eri pronta? No, no, io, oddio, penso che per questo esperimento proprio non sei mai pronto, perché è una cosa, inimmaginabile, inspiegabile. Ci sono delle emozioni che forse si provano soltanto facendo questa cosa, quindi veramente poche persone possono provarle. Però sì, come infatti dicevo prima, probabilmente con una persona diversa forse mi sarei messa un po' più a mio agio, mi sarei forse un po' più sciolta. Sarebbe potuto venire anche fuori questo mio carattere giocoso che non è mai venuto fuori fondamentalmente, cioè è venuto fuori in una palla, due palle così. Ah, rivedendoti in TV, avresti cambiato qualcosa del tuo percorso? E se sì, cosa? Quello che ho detto prima, non sono stata abbastanza furba. Questo quando ho rivisto gli episodi, sì, cioè, non sono stata furba. Dovevo essere molto più furba, dovevo mostrarmi, dovevo mostrare questa, non tanto la vera me, perché se quelle cose sono successe, comunque sono successe, però questo mio lato easy, divertente. Scialla. Che tipo di esperienza ti aspettavi di vivere al matrimonio a prima vista? Avrei voluto vivere una cosa molto serena, perché io me ne rendo conto che non sono stata serena, non sono stata a mio agio, non sono stata tranquilla. Quindi, cioè, mi aspettavo quello che c'è stato, quindi tutte le emozioni di questo mondo, perché poi fondamentalmente in un giorno provi un numero inspiegabile di emozioni che forse una persona in un contesto normale prova in un anno, probabilmente. Cioè, per farvi capire, no? Quindi, sì. Senti, le emozioni di vederti in TV, quali sono state? Non ho capito bene. E le emozioni di rivederti in TV, cioè com'è stato rivederti nelle puntate? Le hai viste solo una volta, mi hai detto però che effetto ti ha fatto. Ci sono. È rimasta male, nel senso che cioè non so se, cioè non mi aspettavo di vedermi così, perché ripeto, quando nella scena del quad, nella scena che ne so, cioè si percepisce proprio che io non sto bene, quindi cioè, mi sono data fastidio io, figuriamoci se non ho fastidio agli altri, quindi
Il fatto di essere in uno schermo televisivo è chiaro che no, non è che capita tutti i giorni di vedersi in televisione, però il riprovare a riprovare quelle emozioni o comunque vedere che, esempio, il cellulare è stato percepito in questo modo mi ha dato fastidio perché non era, cioè non è così. Cioè io non è che passo 24 ore su 24 al cellulare o 8 ne dormo e il resto sto al telefono, ecco. Cioè per l'esempio del telefono dico. Certo, sapevo in cui si dice durante l'esperimento? Ho capito solo durante l'esperimento. Se c'è stato un momento in cui sei stata felice con Salvatore durante l'esperimento? Sto pensando, eh. Però effettivamente se non ti viene subito, forse non c'è stato. Forse no. O forse non riesci a ricordarlo. Allora, vado avanti. Senti di esserti messa realmente in gioco nell'esperimento, nel programma? Ma io mi sono messa in gioco nel senso che no, è chiaro che io ci ho provato, ma ho capito che non era cosa della settimana, passata una settimana, non è quello il provarci o il mettersi in gioco, è tutt'altro. Io vi posso dire che con questa persona mi sono aperta, gli ho confidato comunque delle cose che poi lui ha utilizzato anche contro di me nei confessionali, questa è un'altra cosa. Però, cioè, nel senso io non mi sono chiusa né subito né completamente con questa persona. Quindi, cioè, nel senso, io sono anche abbastanza diffidente con le persone che non conosco. In quel momento lui mi ha dato la sensazione che potessi fidarmi e quindi potessi raccontargli delle cose. Chiaramente non è stato così, però io sì, io non è quello che si è visto, ma ci ho provato veramente ad andare oltre quello che era il non effetto wow, eccetera, eccetera. Santa è una persona sensibile? Diciamo che dal fatto che sono Lei sulla via del stasera l'ha lacrime. dimostrato forse. Esatto. Sì, sono tanto sensibile. Io mi emoziono anche quando vedo, che ne so, mia mamma e mio fratello abbracciarsi, che loro sono il gatto e il topo e si punzecchiano in continuazione. Che sono una piagnucolona si è visto, però forse non si è visto nel modo giusto. Ecco. Però Sembrava sì, anche sono molto. un capriccio che non da sensibilità. Sembrava più un pianto da capriccetto, no? Che non ha. Certo. Senti, invece, questa domanda è interessante. Ricevi ancora degli insulti? E se questi insulti ti feriscono oppure non te ne importa nulla? Che impatto è stato per te anche leggere certe cose sui social, anche quando non hai magari i social attivi tuoi, no? Cioè, come hai vissuto questa fase? Mi ha fatto più male vedere la reazione delle persone che mi vogliono bene. Che il leggere in sé per sé le cose, e mi spiego. Io molto spesso ricevevo messaggi dai miei amici, miei compagni, cioè una ragazza che non avete conosciuto, Francesca, mia compagna delle medie, quindi pensate da quanti anni ci conosciamo e com'è il nostro rapporto. Lei anche alle 7 del mattino mi scriveva: io sto litigando con questo qui da ieri sera, mi sta mettendo nervoso. A me ha dato, cioè mi faceva stare veramente male il fatto che vedevo i miei genitori, dopo cena stare lì a guardare tutti questi commenti. Quello mi ha fatto stare di un male assurdo, vedere le persone attorno a me soffrire. Soffrire per una cosa per la quale io dicevo che non c'era bisogno, perché il mio ragionamento era: ragazzi, mamma, papà, fratello, voi lo sapete come sono io. E quindi non, cioè, le cose che vengono scritte, beh, cioè le stanno scrivendo in base ad una cosa, una porzione minima di quello che è stato mostrato, che alla fin fine non corrisponde alla vera persona che sono io. Quindi a me non fa male ricevere, cioè nel senso è chiaro che se uno che vedo che su Facebook, su cui per dire è di Catania e mi dice se ti incontro per strada ti prendo a sprangate. Un attimo mi impaurisco, nel senso perché non so con chi mi sto relazionando, non so se quella persona è effettivamente uno psicopatico o lo ha scritto tanto per scriverlo. Ma Leonida Tastiera, Andro, vedo, non sai con chi ti stai interfacciando in quel momento, non sai effettivamente quella persona che ti sta scrivendo quelle cose chi è. Quindi Certo. in questo contesto sì, un po' ho avuto, c'è stato un momento, un periodo in cui ho avuto, tra virgolette, paura,
ma non mi hanno toccato i commenti più di tanto. Il dolore è venuto quando ho visto gli altri soffrire. Senti, Santa, ci sono diverse domande, si ripetono, non vedo se hai più sentito Salvatore, e credo che la risposta sia no, credo. No. Però vi siete rivisti al matrimonio di Francesco e Martina, e come hai vissuto questo vostro nuovo incontro al matrimonio di Francesco e Martina? Ma io ero abbastanza tranquilla in realtà. Noi ci siamo visti in realtà la sera prima perché abbiamo organizzato un aperitivo. Non so se avete visto sui social, ma ci siamo messi a fare TikTok, cose. È stata una piacevolissima serata. Io in realtà gli ho anche chiesto come andava. Se effettivamente era riuscito a lavorare, perché lui mi diceva ai tempi che voleva fare l'insegnante, voleva andare, non mi ricordo dove, appunto, di insegnare, quindi gli ho chiesto. Però ecco, diciamo che oltre il come va, come stai, è finito lì. Durante la cerimonia eravamo, cioè durante il ricevimento eravamo seduti tutti allo stesso tavolo, noi del programma più alcuni amici di Martina, però eravamo distanti, non ci siamo parlati. E andiamo avanti. Allora, rivedendo le puntate, qual è stata la cosa che ti ha fatto arrabbiare di più? Quella che quando l'hai vista proprio ti è partito il cervello. Il fatto che lui abbia, come dicevo prima, utilizzato cose che gli ho confidato contro di me nei suoi confessionali, il fatto che anche nei confessionali, insomma, un po' le cose che lui diceva che non corrispondevano poi a quello che quando ancora ci parlavamo ci dicevamo, no? E quindi questo che io poi a posteriori percepisco sempre come un continuo attacco nei suoi confronti, è il Ma oggi non, fatto. questa te la faccio io questa domanda. Oggi, a distanza di tempo, di un anno, non ti verrebbe la voglia comunque di avere un chiarimento con lui per cercare comunque di metterci una pietra sopra? Cioè, per te è proprio un tabù? No, no, non è un tabù, ma non è per quello che si è mostrato accanto a me, non è una persona che io ho il piacere di avere accanto, non è una persona a cui io manderei gli auguri di Natale o racconterei con piacere, oh sai, sto finendo l'università, oh sai, mi sono laureata. Oh, Non. scusa, Antonella, io faccio la domanda, vediamo come si risponde, no, ovviamente, ci mancherebbe. Allora, Se non mi ha allora, allora. dato, non mi interessa. Senti, È arrivo la una cosa domanda che ti dico. molto, ti dico, l'hanno fatta in 4-5 questa domanda, è un po' scomoda forse, però si aggancia anche un po' a un'altra domanda che faceva adesso la chat, cioè ovvero in che rapporti sei con i ragazzi dell'altra edizione, scusami, della tua edizione. Però in modo particolare c'è una domanda che dice il tuo rapporto con Clara oggi, con Clara. Lei ha usato parole dure su di te, cioè su tutta questa situazione, e quindi vorrebbero la tua versione dei fatti. Cioè, com'è il tuo rapporto con Clara oggi? Solo con Clara o con tutti? Partiamo da Clara perché credo che sia un po' più l'epicentro. Poi se vuoi estenderlo, Salvatore lo sappiamo, con gli Vabbè, altri penso sia di quei rapporti, insomma. Martino e Francesco ci sentiamo sempre. Fra l'ho sentito ieri, forse l'altro ieri. Martina ci sentiamo. Con Fabio non ci sentiamo, ma non perché ci sia un'antipatia, ma perché Perché se no Giorgio non Vantini abbiamo. te corca, diciamo le cose come stanno. No. Se no Giorgio Vantini te mena. È quello il motivo vero. Scherzo, Ok, ovviamente. no, Gioco, ovviamente. guarda, Clara, io ci sono rimasta male, perché io all'inizio avevo legato tanto più con Clara rispetto che a Martina, perché Martina l'avete capito comunque, è una persona che all'inizio non dà tanta confidenza, è un po' più dura, ma in realtà è un cuore di tenerezza. E quindi avevo legato molto di più con Clara. Io comunque sono arrivata a dirgli io ti voglio bene, ma quando ti dico ti voglio bene è perché lo penso veramente, perché ti voglio veramente bene. Quando poi comunque il tutto è terminato, ma ci siamo anche raccontate tante cose, quindi c'è, io davvero pensavo che ci fosse, non ti dico un'amicizia, però c'è un'amicizia bella solida, però comunque oltre sicuramente la semplice conoscenza. O il semplice avere partecipato ad un programma. Quindi a considerare che facevo sempre un po' da tramite nelle varie discussioni, tra virgolette, che avevamo nel nostro gruppo di WhatsApp,
cercavo non tanto di giustificarla, ma in un certo senso di capirla, anche perché comunque è una persona abbastanza diretta, insomma, non ha filtri quando ti deve dire una cosa, giusto? Che può essere una cosa positiva, ma giustamente quando accanto a te c'è una persona che non è molto affine con queste modalità, lo può percepire come un attacco, un'altra cosa. Di conseguenza, quindi, io l'ho sempre, non difesa, però comunque ho provato sempre a capirla. E quando sono scoppiate tutte queste discussioni, che per me poi alla fine non hanno fondamento, sono proprio inutili, ci sono rimasta male per la chiusura netta e totale che lei ha avuto nei miei confronti. Io non ho mai chiuso comunque le porte, nel senso che se un giorno lei vorrà parlarmi, io sono sempre. Io non so che cosa lei abbia detto poi di oltre su di me, anche perché lei ci ha bloccati tutti. Credo non abbia bloccato soltanto Salvatore, ma per una questione che credo non ci siano, forse sono solo detti ciao. E quindi niente, se mai vorrà chiarirsi, io ci sono sempre, però certo ci sono rimasta abbastanza male. Pensi che l'esperienza di matrimonio a prima vista ti sia servita in termini di crescita personale? Sì, l'esperienza mi è servita perché ho capito tante cose sia di me come persona, come appunto questo, come dicevo prima, questa mia chiusura totale, cioè perché per me o è nero e bianco, giusto? E però a volte non è sempre una cosa positiva, cioè bisogna comunque essere un po' più morbidi e cercare di capire. È vero che però se sbatti la prima, la seconda e la terza, poi ad un certo punto non c'è più niente da capire. Però dico, come persona mi ha insegnato questo e anche altro, e poi anche me in relazione ad un'altra persona mi ha fatto capire esattamente che cosa voglio da una relazione e chiaramente che cosa non voglio. E credo che la pazienza che io pensavo di avere, non ho tutta questa pazienza. Pensavo di averne molta di più. Quindi ti sei messa alla prova sul chiave, sul punto della pazienza. E se tornassi indietro, rifaresti matrimonio a prima vista? Cioè, riavvolgendo il nastro, alla luce anche di quello che ti ha portato, lo rifaresti come esperienza? Io matrimonio a prima vista lo rifarei e ti dico perché è stato un desiderio che avevo da tanto tempo, cioè più che un desiderio, comunque una curiosità, ecco. E comunque non mi ha solo portato cose negative. Di conseguenza, io lo rifarei matrimonio a prima vista. Quindi non so se Cecilia è ancora in diretta, però possiamo dire la frase magica: tornassi indietro lo rifarei assolutamente. Non mi sono mai pentita di quello fatto. Vabbè, è la sigla nostra, lasciamo perdere. Perché hai scelto un abito così brutto? Ci chiedono. Questo è quello che c'è stato. Mi dispiace che pensi sia brutto. Io quando l'ho visto ho detto no, vabbè, è No, non lo meraviglioso, penso perché io, avevo visto già. Santa. Santa, io non mi occupo dei vestiti. No, no, no. Io l'unico vestito che ho orrendo è quello di Fulvio, lo No, prenderò non per culo a che, Pisa. la, cioè, che Ah, pensi sia brutto ok, no, ci tenevo a dire. era la risposta, sì, è una diretta risposta alla persona che l'ha scritto. Allora, non avevo mai pensato in realtà al mio matrimonio, quindi questo, cioè, non ho mai sognato l'abito, non avevo idea di come si scegliesse un abito da sposa. Dici, vabbè, ma che cosa ci vuole per scegliere un abito da sposa? No, ci vuole. Ma non avevo mai pensato. Però quando io ho visto quel vestito del manichino lì, ho detto, no, vabbè, ma è meraviglioso. E tra gli altri che avevo, insomma, che anche c'erano, che avevo provato, quello era troppo bello. Altra domanda che un po' hai già risposto, però fa un po' ridere, no? Diciamo concettualmente, e come è posta? Per quale sposo di matrimonio a prima vista, l'ho messa solo perché fa ridere come è stata fatta la domanda, per quale sposo di matrimonio a prima vista avresti smesso di guardare il cellulare? Quindi nell'immaginario collettivo rimane sempre quello. Quindi qual è lo sposo? Diccelo! Ma non, no, no, non veramente, ripeto, non è. Esteticamente ti dico Andrea, ma magari Andrea, quello di. Andrea della Benedizione, No, l'avvocato di no, no. Roma, sposo di Andrea Sandra Razza. Non esistono altri l'avvocato di Andrea Roma per è noi quella lì. all'infuori. Scherzo, ovviamente esiste anche un altro Andrea, che ha fatto la quarta edizione, quinta edizione, quarta no, perché abbiamo Fulvio e Luca, non ci sbagliamo. E perfetto, quindi con lei esce il nome, quindi Andrea.
Andrea, comunque. Sì, Andrea esteticamente. Grazie, Claudia. Oppure diciamo i ragazzi della mia edizione a livello insomma un po' caratteriale di come si sono approcciati all'esperimento. A distanza di un anno più o meno, com'è cambiata la tua vita dopo l'esperimento? Ma la mia vita è normalissima, nel senso non posso viaggiare per la situazione di tutti quanti, ma l'esperimento a livello della mia vita non mi ha fatto cambiare nulla, più che altro è tutta la situazione che stiamo vivendo adesso che mi ha riportato la testa agli studi, a prendere la laurea specialistica e quindi poi appunto quando sarà possibile andarmene, ma a livello di esperimento non, cioè nel senso di cosa sì. Cioè, non vendi nessun prodotto, insomma non sei diventata l'influencer, diciamo, no per via alla prossima stagione. Senti, qui c'è una domanda un po' che era posta in maniera cattiva, io te la leggerei in maniera un pochino più carina, però è un po' cattivella. Ti sei vergognata di te stessa rivedendoti? La domanda era posta in maniera diversa, ovvero quanto ti sei vergognata? Quindi si dava per scontato nella domanda e ti fossi vergognata. Io ti giro invece, ci sono state delle cose in cui ti sei vergognata? No, vergognata no, dispiaciuta per come sono state mostrate le cose più che altro, sì. Ho provato, ti ripeto, tanta rabbia nel rivedere certe cose, mi sono trovata antipatica ad anche adesso rivedendomi, ma vergognata no. E poi se te lo riproponessero, questa è diversa, non è tornarsi indietro, se ti riproponessero domani mattina di rifare l'esperimento, cioè di risposarti un'altra volta, accetteresti? Forse sì, ma cambiando alcune cose. Cioè, quindi tu col senno di poi dici oggi sono single, cioè aspetta, non mi risponde a questa domanda perché c'è una domanda anche dopo, però vabbè, sono single, mi butto nell'esperimento e lo rifaccio un'altra volta, lo rifaresti? Per quello che ho vissuto penso che peggio di quello non mi potrebbe andare, parliamoci chiaro. Quindi probabilmente sì, ma ecco. Ok, senti, cosa pensi che faccia associare la gente te a Martina di questa edizione? Perché qualcuno dice tra i vari commenti, questa è io ti faccio una premessa, quando c'è stata la nostra edizione, una come Federica, il Dremel, l'anno dopo, Sidara, Santa è la peggio di tutte, quest'anno Martina è la peggio, ogni volta c'è sempre, che cosa è secondo te che fa associare te a Martina, se c'è un'associazione che tu puoi aver visto? Forse i modi di porsi che sembrano appunto acidi, come sono stati percepiti, o antipatici, ma credo che comunque abbiamo vissuto delle esperienze completamente diverse, però forse questo. Poi, altra domanda, poi il pubblico chat, se vuole fare altre domande, tra poco ce n'ho ancora 3-4 da fare qui, dopo sganciamo il pubblico chat e poi ti lasciamo andare in questa diretta lunghissima. Il senso dell'esperimento, vivendolo, si è rivelato diverso rispetto a quello che ti immaginavi? Il senso dell'esperimento, aspetta che l'ho cancellata per non sbagliarmi, il senso dell'esperimento, vivendolo dall'interno, si è rivelato diverso rispetto a quello che ti immaginavi? No, perché voglio dire, siamo effettivamente delle persone che non si conoscono, non si sono mai visti, siamo effettivamente delle persone che sono messe in questo contesto, che si devono conoscere, devono provare ad andare oltre il mero aspetto fisico, eccetera, eccetera, quindi no, in questo senso no, l'abbiamo vissuto, veramente. Allora, Clara si è esiliata dal vostro gruppo, però voi altri della vostra edizione sembrate molto coesi. Raccontaci il rapporto che hai con gli altri. Vabbè, come dicevo prima, sono sicuramente molto più in contatto con Martino e Francesco, forse più mi sento di potermi confidare con Martina. Li avevo anche invitati a casa mia, ci dovevamo anche vedere quando loro sono venuti in Sicilia. È vero, sono scesi in Sicilia, è vero. Sì, ho avuto anche un problema con la macchina. In realtà dovevo vedere anche Fabio e... Oddio, il nome. Scusami, Giorgia. Ho avuto un attimo di...
Dovevo vedere anche Fabio e Giorgia, però per lo stesso motivo della macchina poi non ci siamo, non sono potuta andare a raggiungerli, comunque c'è un po' di distanza. Però sì, come dicevo prima, con Fabio non ci sentiamo, ma non perché ci sia un'antipatia, ma perché non. Ma per Giorgia Bandino, A scherzo ovviamente. parte, ciao, come va, come stai, che mi racconti? È un giorno che abbiamo parlato al telefono. Quando forse ancora dovevano andare in onda gli episodi, credo, qualcosa del genere, tipo l'anno scorso. Andiamo d'accordo sicuramente, però con Fabio resta lì e con Francesco ci parliamo. L'altra volta gli ho dato alcuni consigli per una cosa. Sono stata contentissima cioè, quando Martina mi ha detto voi siete i testimoni, io lì stavo un attimo, ma aspetta, sto leggendo bene, cioè, me l'hai detto veramente? Ma in che senso? È stata una cosa piacevole, è stata bello, una conferma di quello che penso, cioè nel senso che non sono io che dico, ah, ok, vi voglio bene, poi una cosa reciproca, ecco. Ultime due domande e poi spinta la chat e poi andiamo a dormire o comunque stacchiamo. Oggi Santa sei impegnata? Hai avuto altre relazioni, conoscenze per il programma? La vita sentimentale di Santa, parliamo! Niente, non. Allora, questo forse te l'avevo detto in privato. Sono molto concentrata in questo momento sui miei studi, sul finire lo studio e sull'andarmene. E di conseguenza penso che non ho i presupposti per cominciare una relazione più o meno seria, perché se comunque il mio obiettivo è non restare qua. Per me non ha senso portare avanti una relazione, non c'ho la testa in questo momento per una relazione. Ragazzi, perché Santa è single, dicono come sta Santa oggi? Sta realizzando i sogni e i progetti che avevi? Io sto bene, mi sono resa conto proprio ultimamente di stare bene con me stessa, con le persone che sono attorno a me. Comunque ho ripreso a studiare dopo 6 anni quasi, quindi non mi aspettavo di rendere così bene, anche perché, cioè, ragazzi, io a scuola proprio. Quindi, cioè, ho dato tutte le materie dell'anno scorso, cioè, sto affrontando questo anno universitario con molta tranquillità e con molta sorpresa per come ho reagito, perché non è facile comunque tornare a Certo. studiare dopo tutto questo tempo. Ho degli obiettivi post laurea e sono proprio, cioè, mi sento carica, non vedo l'ora di finire per provare queste nuove esperienze. E quindi sono carica, sono contenta, sento che in questo momento non ho mancanze. Bene, dicono fai come Gianluca Felicione, vedrai, cioè, vai a Copenaghen, te ne Vado vai e in via. vacanza. Io sapevo che questa diretta sarebbe durata tanto, perché credo che c'era veramente modo e bisogno magari di sviscerare tante curiosità con Santa. Io spero che ti sei anche tolta un po' di pesi, no? Che hai avuto anche questa possibilità Sì, nel senso spero anche di essere stata un po' più capita, cioè che magari il mio punto di vista, che forse non è stato mostrato bene o non è stato proprio, cioè non è stato mostrato, ecco, penso che il mio punto di vista, spero che il mio punto di vista sia stato un po' più capito. Io penso una cosa, io credo che quando poi finisce il programma, secondo me è stato più giusto anche farci noi questa chiacchierata a distanza di tempo, perché penso anche che bisognava un po' assorbire anche le energie nervose iniziali del primo exploit del programma. Adesso, sai, qui io ho questa mia nicchietta di pubblico di Twitch, che poi domani ci seguiranno anche su YouTube, no? Che sono poi fedelissimi, che mi permette di dire bravi pubblico di Twitch, di Instagram e di YouTube, perché andate un pochino oltre le apparenze. Questo non significa. Noi abbiamo adesso, si è raccontata la storia di Santa. So che Salvatore fa spesso dirette con Francesco e Fabio, quindi spesso comunque lui, quando gli vengono fatte domande, ha parlato e parla. Ovviamente non è una questione di dover dare la ragione a una persona, il torto a un'altra, sono raccontare delle storie. Poi mi permetto sempre di dire una cosa, tante cose, no? Che anche, per esempio, no? Qui in matrimonio prevista c'è secondo me un errore concettuale, ovvero che se la coppia, ci sono diverse tipologie, se la coppia va bene, allora sono per forza belli, bravi e simpatici. Ora faccio un esempio, ma solo per farvi capire. Magari
ci può stare una coppia, Mario e Giovanna, che presi individualmente stanno sui maroni. Non è che perché stanno insieme devono essere belli per forza. Uguale, la coppia non va bene, si deve trovare la vittima e il carnefice. Ci sono delle storie che vanno raccontate, secondo me. Questo è importante, secondo me. Tanto se suona la sveglietta. Quindi questo ci devo dirlo. Dunque, mi sono perso magari qualche... Ragazzi, andate con qualche domanda intanto. Sì, no, Forse mi sfuggite, mi scuso, ma come mai hai deciso di non parlare con Sabonile e poi? Questa è una domanda che non abbiamo detto, effettivamente. ma allora, come hai detto tu l'altra volta nel dopo Map, noi non abbiamo avuto né la possibilità di rivederci e noi lei poi l'abbiamo girato, era a settembre, avevamo finito di girare fine luglio, fine settembre, fine luglio. Era, cioè, continuava a starmi sulle scatole fondamentalmente, non, continuavo a non volerlo vedere, l'avevo bloccato su WhatsApp, l'avevo bloccato dappertutto, non mi interessava avere un confronto, non ci eravamo neanche salutati quando ci siamo visti. E quindi non mi interessava in quel momento. Però sì, ci tengo a dire che io non sono né santa né sono stata la strega cattiva appunto della situazione, ma non mi ritengo Dici, c'è una comunque clip, c'è cioè nei vecchi dopo Maff, la strega cattiva. nel senso, non è che io sono venuta qui a dire no, io sono un agnellino poverino che è stato maltrattato, no, assolutamente, cioè io ho le mie colpe, ma quello è normale, cioè nel senso in una relazione, in una qualsiasi cosa, cioè. Allora, Rita dice, l'esperimento con Fabrizio del contatto in camera letto, dal montaggio sembrava buttato lì, mentre nella realtà c'è stato un percorso precedente. Poi parecchi si parla del rapporto tra Fabrizio e Salvatore. Vabbè, abbiamo parlato anche nella diretta con Fabrizio. Te che rapporto avevi con Fabrizio, per esempio? Ma io a Fabrizio, cioè, allora, ci sentivamo comunque durante il percorso per messaggi, perché lui Fabrizio ci ha dato il numero di telefono, così come anche Nada, ma qualsiasi cosa succedeva, io, cioè, nel senso noi che io chiedevo sempre prima alla produzione di potermi confrontare con Fabrizio, se c'era bisogno di un confronto. No, in realtà noi abbiamo fatto più di un incontro. C'è stato l'incontro, quello in cui eravamo schiena contro schiena, questo qui del contatto, del non toccarsi con le mani, e poi ce n'è stato un altro, che abbiamo dovuto dipingere un quadro. Forse questo non Non è è andata in stato il. onda, non me lo Ok, no, il ricordo. quadro ce l'ho sotto. Ancora ce l'ho conservato. Tra tutti, sicuramente quello che mi è piaciuto di più come incontro è stato questo del quadro, perché di base l'esercizio era, cioè, dovevamo dipingere una cosa bella, un ricordo bello che stavamo condividendo. Chiaramente il ricordo bello era quello che era successo con il viaggio di nozze, no? E quindi, però, per farlo dovevamo prima confrontarci, dovevamo parlarne. E quello è stato un esercizio molto carino. Mi è dispiaciuto non vederlo, perché anche lì Fabrizio faceva delle osservazioni carine, nel senso, a me, per esempio, ha detto perché stai disegnando la montagna? O a lui ha detto perché stai disegnando il sole? Cioè, proprio perché quell'esercizio, alla base di quell'esercizio ci doveva essere una comunicazione. Quindi, per te va bene se faccio la montagna fucsia? Sto sparando, giusto? Sì. Però è stato molto carino quello. Scusa, no, pensavo che avevi finito, perdone, stavo No, per dire le sì. varie domande. Come ti vedi da 5 anni? Tra 5 anni spero di andare di, es di raggiungere questo obiettivo che mi sono prefissata post laurea, che si trova in territorio americano. Santa, tu credi che gli esperti avrebbero potuto fare qualcosa di diverso per aiutare la vostra relazione o comunque il percorso magari durante il programma? Ma in realtà ci sono stati tanti confronti che infatti non sono stati, non hanno mostrati, questo qui con Nada di cui parlavo prima. Ma
Ma forse si poteva evitare l'esercizio del toccarsi, forse quello, ma in più non lo so, sinceramente, perché comunque c'è stata una chiusura da parte di entrambi, alla base proprio. Qual è stata la critica al fisico peggiore che è stata fatta che non è stata mostrata? Ma sai che non è tanto la critica al fisico. Allora, quando lui mi ha toccato la pancia, in realtà, da lì poi è scoppiata un'altra discussione, perché io avevo sempre detto che esteticamente, io le avevo detto a lui che esteticamente non mi piaceva, giusto? Però da parte sua non c'era mai stato niente, quindi quando praticamente lui mi ha toccato la pancia, non è stato il fatto del toccarmi la pancia, è stato sempre il fatto che precedentemente lui non me l'aveva detto. Anzi, cioè, io vedevo sempre tanti contrasti anche nel suo modo di esprimersi, no? Di fare le cose, di agire. E quindi, certo, sentirsi tu fai panza classica non è molto bello, né come l'hai detto, Come? né Tu fai? quello. Tu fai? Panza Panza classica. Perché classica. io, allora lui in questa discussione, io ho detto, io sono sempre stata, cioè ti ho sempre detto che esteticamente non mi piaci, tu non mi hai detto nulla. Poi mi dice, ma secondo te solo tu avevi dei canoni che non sono stati rispettati? Anche io volevo una persona atletica, sportiva, quello che era. Io ho detto, guarda, ma è perché sono stata via e quindi non ho potuto ballare, ma io faccio, cioè ho ballato per tutta la mia vita, ho fatto danza classica pure 14 anni. Ah, la sua risposta è stata, sì, danza classica, tu fai panza classica. Questa è una cosa che... Ah, appunto, magari avrei anche lì avrei potuto dirla davanti alle telecamere? Certamente. Me la sono tenuta dentro come una cretina, ma mi ha uccisa e mi arrabbio per il fatto di essermi fatta uccidere da questa cosa, perché fondamentalmente in quel momento e nel futuro poi lui non rappresenta niente per me. E il fatto che mi fece, cioè, avrei dovuto dirgli, ma va, pff, no? Cioè. Certo, Ma che certo. non si dicono queste cose, a prescindere che tu sia, neanche il mio migliore amico mi direbbe una cosa del genere. Quindi, come al No. solito, sono i modi che lui non ha mai avuto con me. Se così è, non è di certo bello, insomma. Con i parenti e gli amici di Salvatore invece hai avuto più contatti, anche magari dopo aver visto il No, io programma. non conosco nessuno, non ho mai conosciuto nessuno, quindi non Non c'è mai niente. avuto nessun Cioè, tipo di oltre, diciamo, quello contatto. che è stato visto, non ho i numeri, non ho i contatti di Instagram, non ho niente. Allora, io non so se ci sono altre domande per Santa, perché siamo a 1 ora e 58 minuti, ancora 2 minuti per arrivare a 2 ore, per di 2 ore di diretta, che miseria, Proprio me ne tonno farei. tonno. Sì, mi farò 2 orette tonde tonde, no? Santa, ti senti un po' più libera? Dai, hai parlato parecchio, ho potuto confrontarti anche con il pubblico. Siamo partiti con Roberta a inizio diretta che commentate continuo contro di te, insomma, ecco. E ti senti un po' più serena ora? Ma allora, come ho avuto anche modo di dire ad altre persone in privato, non è che mi sentissi, non ho mai sentito tutto questo grandissimo peso, né mi ha mai dato importanza quello che pensano le persone di me, ma questo proprio di carattere, sono così. Magari prima sì, mi dava molto più fastidio, ma ti parlo che ero un po' più piccolina, anche, ma si sa, nel senso, quando sei più piccoli, puoi essere parte di un gruppo, di una cosa. Cerchi sempre di piacere agli altri in un certo senso, ti interessa quello che Certo. pensano le persone di te. Ti dirò, da rientrata dall'Australia, quindi 2016-17, ho proprio cambiato modo di essere, di vivere, di pensare, ed è penso da quel momento specifico che non mi è mai più interessato di quello che pensano le persone di me. È chiaro che sono, magari se abbiamo avuto modo di far cambiare le persone, nel senso che magari ci saranno due persone in meno che mi scrivono ti venga a dare botte in mezzo alla strada, che ben venga, però ecco, io la mia vita la vivo lo stesso, questo vorrei, cioè, Ah, da una parte dice, guardi, sono questi due commenti. Tanto. Sono felice di aver visto la vera Santa. Complimenti e ti auguro di raggiungere i tuoi obiettivi. grazie. Io mi lego a questo bel commento anche per dire un'altra cosa, insomma, che secondo me è importante.
ovvero che a volte vedi il programma crea dei personaggismi, alle volte positivi, ma attenzione perché anche dietro al personaggismo positivo c'è l'inghippo, c'è l'ostacolo, e alle volte negativi come il caso di Santa e come tante altre persone. Secondo me è importante ricordarvi sempre che siamo persone normali, che Santa domani dovrà studiare per dare un esame a breve, che io dovrò andare a filmare le mie due partite, che insomma ognuno di noi ha la propria vita. E ci sta che un po' tu ti fai immergere e sommergere dal personaggismo, perché può capitare anche nell'ottica negativa, ma secondo me deve ritornare sempre un concetto di ricordarci siamo persone normali, anche chi ne esce più positivo del normale, mi è capitato anche a me, non lo nego, tendi a sopravvalutarti. Tendi a pensare di dover essere anche da esempio agli altri, cioè c'è tutto un mix, non ci dobbiamo dimenticare, invece siamo persone. Ed è bello, è molto più bello adesso questa chiacchierata fatta a un anno di distanza, perché adesso chi avrà piacere di conoscere Santa, conosce Santa, non conosce Santa del matrimonio a prima vista, Musona, con quello sguardo e quant'altro. Conosce Santa, poi sta pure sulle palle lo stesso così, come io posso sentire io, quello ci sta, però conosce la persona, secondo me questo è un aspetto secondo me molto, molto importante. In tal senso, qui Maria dice: ti vogliamo dopo arrivare al pianista la prossima stagione. Io farò di più, Santa. Mercoledì, se vuoi essere dei nostri, ti invito alla puntata al Gran Gala di arrivare al pianista. Piuttosto, devo fare un sacco di sondaggi e altre cose. E vedi qui tanti commenti per te. Vabbè, qui è il tuo cugino che è un po' di parte, ovviamente. Naturalmente. Ti chiede Vanessa: ma quando commentavamo la tua stagione, eri qui da di noi? Cioè, seguivi il domani, ma pianista, e perché proprio sì la risposta? Sì, certo, io vi seguivo, non potevo scrivere, non ho seguito sempre in realtà, sempre per, come dicevo prima, non guardavo, capito? Cioè non guardavo gli episodi, piuttosto magari guardavo un film o mi addormentavo o quello che era, perché magari stavo studiando tutto il giorno, eccetera, eccetera, però qualche volta vi ho guardati e poi vabbè, ti ho scritto quella Sì. volta. Quella sera, non so se vi ricordate perché c'era in quella puntata, qualcuno mi ha scritto, io ho fatto, oh, era Che Santa, e fai? dopo Dobbiamo chiudere! Io ridevo da ridere. dobbiamo chiudere, volevamo sapere il Notte Gate, ragazzi, questa idea. Però vedi, qui c'è anche Fede che dice, ragazzi, a me questa intervista non ha cambiato idea, ci mancherebbe, nel senso, mica dobbiamo, non dobbiamo fare il lavaggio del cervello, e soprattutto non è, ripeto, non è che esiste, non è che Santa adesso lei ha ragione e Salvatore è deprecabile. Sono caratteristiche, sono due persone No, differenti. Questo, ma secondo me, l'abbiamo detto, è nel senso molto non è che importante. abbiamo fatto questa cosa perché io devo avere ragione, perché la mia è l'unica verità, io sono la bocca della verità, eccetera, eccetera. Come diciamo prima, ho provato a spiegare quello che ho provato io, quello che ho sentito io, ecco. Secondo me questo commento di Salonetta è molto calzante. A me si è confermata l'idea che mi ero fatta a fine programma vedendo qualche diretta di Santa, una ragazza normale che nel programma ha vissuto con disagio e non ha dato il meglio di sé. Ti ci rivedi un po' in questa descrizione, anche un po' per concludere, diciamo? Sì, cioè, ma guarda, ma penso che qualsiasi persona quando si trova accanto a una persona che non ti dà tipo delle good vibes o che ne so, cioè, ci può stare che qualcuno ti sta sul cavolo, insomma, no? E quindi è Certo. chiaro che tu agisci, reagisci anche in base a chi hai accanto, no? Ma questo è normale, no? E quindi sì, come scriveva Sara, si chiama? Sì, sicuramente non ho dato il meglio di me, ma perché non mi sono sentita messa nelle condizioni di poterlo fare. Mi dispiace. Santa, quando è che Però. vieni a Roma? Hai detto che ci incontriamo, organizziamo un incontro anche con Cecilia. Quando è che vieni? Tra inizio dicembre? Esame, non si sa ancora quando. Potrebbe essere il 3, potrebbe essere il 10. Io appena ho la data Bene, bene. dell'esame, poi vengo. Ci fai sapere, perfetto. Santa, 2 ore di grande passione. Bevi qualcosa, vi fate una tisana, non so, acqua, eccetera. Grazie comunque per la compagnia, brava. Grazie per la tua gentilezza. E No. ci vediamo mercoledì. È mercoledì di voglia, domani al pianista, che Va dobbiamo bene. commentare. No, grazie a te, grazie per le domande e per il confronto, insomma, che abbiamo fatto. Facendo i Niente capi. alcol, o oggi niente alcol, oggi niente alcol. Ragazzi, noi ci vediamo mercoledì alle 21, alle 21, attenzione, in prime time, in prima serata, diciamo, sarà anche lì una diretta molto lunga. A
abbiamo tanto da dire. Tu l'hai vista il semisimo? Sì, l'hai vista, abbiamo pure commentato in privato e poi, quindi avremo modo di affrontare tante tematiche nelle poi, ma non solo, non solo. Comunque, Santa, te stamattina andai in tutta Italia adesso, Torino, Milano, Bologna, Roma. A Torino lo tanto, Nella, che ci vengo sempre perché ho i miei cugini, quindi provo ad andare più spesso a Torino. Quest'anno non sono potuta andare per gli esami e per il fatto che poi sono partita, sono andata a lavorare fuori. Però ragazzi, Torino... mercoledì sarà la chiusura di questo primo ciclo di dirette su Twitch, poi per un po' su Twitch non mi vedrete perché dovrò pensare a lavorare pure io, ma tanto credo che torneremo a breve perché da quello che ho capito c'è una diretta, sì, una diretta, una nuova edizione, che arriverà a breve, una nuova edizione, pertanto rimaremo lì. Ah, qui mi dicono di mandare un video, la scorsa edizione del Dopo Marino Pianista io mandavo dei video ironici, credevo di avere l'appoggio anche in tal senso, adesso non l'ho mai mandato e non ho mai riportato i messaggi perché non mi sembra corretto, perché se ho capito bene, insomma, c'è chi ci è rimasto male, quindi non mi sembra il caso, non mi sembra il caso, ok? Questo è importante. Mi raccomando, procurate fede a tutte le ex spose di Gran Galà. Io Gran Galà, ragazzi, voglio tutti ben vestiti, anche che poi, ripeto, per un po' non ci vedremo, quindi mi raccomando, sarà un mercoledì da Leoni e poi per un po' ci vedremo lì. Anche io c'ho il compleanno, vengono Fulvio, Luca, Cecilia, viene anche Sara della seconda edizione di Marino Pianista, quindi facciamo un macello, insomma, oltre a tutta la mia brigata ternana. Santa, ci vediamo presto, un abbraccione. Grazie. Grazie a tutti. Te ho chiuso così, brutalmente. Ciao. Bene, fiori finti, li ho riposti già, i fiori li ho già rimessi a posto. Io ripeto, quello che è importante, ragazzi, così è da ribadire, non è che noi dobbiamo far cambiare le opinioni, non è questo il punto, non era questo il senso della chiacchierata con Santa, era farvi conoscere anche Santa in una veste diversa, con una moderazione come la mia, che è sempre impeccabile e modesta soprattutto. No, vado da parte, ragazzi, mi fa molto piacere, è stata una bella diretta. C'ho Santa in testa da 7 ore perché tra rivedere puntate, perché mi sono rivisto i pezzi di puntate, montare clip, averci qua in diretta, come la sogno pure stanotte. Santa, detto questo, buonanotte a tutti quanti, ci vediamo mercoledì alle 21 con il Dopo Marimoni a Prima Vista su Twitch, poi lo replicheremo sempre su YouTube, ok? Buonanotte, ragazzi.